Di questa classe virtuale do un saluto di benvenuto da parte mia. Mi presento, sono l'ingegner Spera Giuseppe, DPO dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e membro della Commissione Privacy e Protezione Dati dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta. Oggi svolgerò il ruolo di moderatore del convegno. Convegno realizzato grazie ai presidenti dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta, Napoli e Salerno, rispettivamente il professor ingegnere Massimo Vitelli, il professor ingegnere Edoardo Cosenza e il professor ingegnere Michele Brigante, che ringrazio per la loro iniziativa. Altrettanti ringraziamenti sicuramente vanno al Comitato Tecnico-Scientifico che ha coordinato le attività per realizzare questo convegno. Comitato tecnico-scientifico composto dai membri di tutti gli ordini che partecipano all'evento e in particolare si ringrazia l'ingegnere Gennaro Annunziata dell'Ordine di Napoli, l'ingegnere Luca Del Pizzo dell'Ordine di Salerno, l'ingegnere Tiziano Polito dell'Ordine di Caserta e l'ingegnere Michela Suppa dell'Ordine di Caserta. Cedo la parola ai presidenti o delegati per i saluti. Incominciamo con il consigliere delegato Gennaro Annunziata dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Prego, consigliere. Buonasera, grazie per l'accoglienza. Porto ovviamente a parte i saluti quelli del Presidente Cosenza, che si scusa ma per impegni di lavoro al momento in viaggio verso il nord in treno. Abbiamo anche provato a fare un collegamento, ma ovviamente il treno si presta malissimo a fare collegamenti volanti perché tra gallerie e cambio di celle ovviamente il segnale va continuamente giù. Quindi dicevo, a parte il mio saluto, porto quello del Consiglio di Napoli. Sono molto felice di questo evento congiunto, proprio perché è una testimonianza ulteriore del clima di collaborazione che esiste fra questi tre ordini. Non è sicuramente il primo evento che facciamo in coorganizzazione, però è qui un attimo di orgoglio, visto che io opero in questo settore, è il primo evento che facciamo in coorganizzazione per quanto riguarda il settore dell'informazione, il cosiddetto terzo settore. Io non amo molto questa definizione di terzo settore perché mi dà un'idea di subalternità, che credo che non abbiamo. Quindi non esiste un primo, un secondo e un terzo, ma esiste un settore dell'informazione, come esiste un settore industriale e un settore civile. E ovviamente io rivolgo i miei saluti alla padrona di casa, il presidente Massimo Vitelli, a cui sono legato da un rapporto di sincera amicizia. Sincera amicizia che mi lega anche al rappresentante dell'Ordine di Salerno, attualmente il consigliere Virgilio De Francesco. Poi ho sentito prima il professore Brigante che mi diceva che si collegherà perché ci tiene a dare anche il suo saluto. Do ovviamente il benvenuto ai partecipanti e devo dirvi che per me è un fattore di sorpresa, ma neanche poi tanto, il fatto che il 28 luglio abbiamo al momento 422 collegati. Che scusate se è poco, ma voglio dire, non è un fatto del tutto normale che in una giornata così calda ci siano delle persone che evidentemente interessate all'argomento che trattiamo, sono davanti a uno schermo di un computer ad ascoltare quello che diciamo. E diciamo che il tema dell'evento è un tema particolarmente interessante. Negli ultimi 3-4 mesi, diciamo 4 mesi da quando è iniziata questa emergenza Covid-19, abbiamo avuto un boom di quello che è definito smart working, telelavoro, lavoro agile, chiamatelo un pochettino come volete. Resta il fatto che stiamo utilizzando in maniera sempre più massiccia le tecnologie dell'informazione, quindi sistemi non solo per telelavorare, e quindi un utilizzo massiccio di internet e di tutto quello che poi ci rende possibile accedere ai nostri dati che magari sono posti in una posizione remota. Accesso a eventi di formazione, voglio dire, questo di oggi è un classico esempio. Io, per quanto riguarda il nostro ordine, ma credo che questo sia un po' una realtà generalizzata, abbiamo fatto al momento più di 20 eventi. E giusto per dare qualche numero, in 20 eventi abbiamo avuto qualcosa come 12.000 partecipanti. Tenete presente che il nostro ordine è fatto di 13.500 iscritti, quindi significa che quasi tutti i nostri iscritti hanno partecipato ad almeno un nostro evento. Sono numeri significativi che danno, come dire, anche l'idea di come queste nuove tecnologie possono essere una grande opportunità. Una grande opportunità, ma anche un grande rischio. E qui ovviamente mi riallaccio al titolo dell'evento di questa sera. Ovviamente accedere
in remoto sia ovviamente a questi eventi. Ricorderete qualche tempo fa le polemiche e le notizie che furono date sulla pericolosità di Zoom, ma soprattutto accedere ai nostri dati in remoto, quindi stando da casa, accedere ai dati che abbiamo in ufficio, ci pone di fronte a delle problematiche che esistevano prima, ma da un punto di vista probabilistico, con l'accesso massiccio a questo tipo di tecnologie, c'è stato un aumento esponenziale. E allora eventi di questo tipo qui credo che siano fondamentali, proprio perché come persona che opera in questo settore, in quello della sicurezza informatica, io dico sempre che ormai il problema non è soltanto di natura tecnologica, è un problema di natura sociale. Perché? Per quanto ci possiamo dotare di tecnologie evolutissime, performanti, il fattore umano è fondamentale. È un pochettino come banalizzo, è come mettere in una casa diciamo, massicce porte blindate e poi, in maniera molto sciocca, aprire comunque la porta a colui il quale vuole accedere a casa nostra. Allora, avremo messo l'antifurto, la porta blindata, ma poi se disattiviamo il tutto, avremo lo stesso tipo di danno che ci sarebbe stato senza porta blindata e senza antifurto. Quindi, quando dico che è un problema sociale, dico che bisogna fare formazione e bisogna che ci sia un'evoluzione di tipo culturale, quindi un approccio diverso alla tecnologia. La tecnologia ormai è diffusissima. Quello che manca è la consapevolezza di quelli che sono i pericoli e di quelle che sono le buone pratiche per evitare questi pericoli, che devono andare di pari passo all'utilizzo delle tecnologie. Quindi, e concludo, un evento come quello di stasera ha, a nostro avviso, e a questo punto qui parlo anche da consigliere del C3, che è il Comitato Italiano Ingegneri dell'Informazione, uno degli obiettivi che ci siamo posti in questo periodo del lockdown era anche quello di dare informazione alla collettività. L'evento di stasera è sicuramente aperto, anzi è aperto ai nostri colleghi. Chiaramente fra i nostri colleghi, essendo noi un settore molto eterogeneo, ci sono esperti di informatica a cui magari le cose che diremo stasera potranno anche apparire banali ed elementari, ma ci sono altri colleghi che pur utilizzando queste tecnologie non hanno lo stesso grado di conoscenza di queste problematiche. E allora noi ci rivolgiamo soprattutto a questi colleghi e parimenti vorremmo, rivendicando un ruolo nella società, quello di essere riconosciuti dalla collettività come esperti in questa materia e quindi dobbiamo sforzarci anche di far passare queste informazioni alla collettività, alla gente. E quindi poi l'intervento che farà il collega Mattia Siciliano andrà in quella direzione, una sorta di decalogo di buone pratiche che servono al professionista nel suo studio, ma servono anche al cittadino per poter approcciarsi alla tecnologia con grande tranquillità. Io concludo il mio intervento. Mi manca soltanto da fare, l'avevo dimenticato colpevolmente, un ringraziamento alla collega Micaela Suppa, con cui, diciamo, ho avuto modo di dialogare fin, diciamo, dalle prime battute di questa organizzazione di questo evento. E ringrazio anche i relatori che hanno avuto la pazienza, diciamo, nei giorni precedenti a questo evento, di subire diciamo, un piccolo atto di stalking per. La faccio breve. Siamo abituati a fare, ma credo che sia una buona pratica anche questa, delle piccole prove per evitare appunto che ci possano essere poi problemi in diretta. Mi fermo qui e ripasso la parola al nostro moderatore Giuseppe Spera. Continuiamo con i ringraziamenti, passando la parola al consigliere delegato Virgilio De Francisco, dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Prego, Virgilio. Grazie Giuseppe, buonasera a tutti, saluto il padrone di casa, il vostro presidente e il nostro caro amico Gennaro Annunziata che è sempre vicino per queste problematiche legate alla sicurezza dell'ICT. Porto i saluti del mio presidente Michele Briganti che al momento si è catapultato in un altro webinar che purtroppo ci vede tutti i protagonisti, allora cerchiamo di essere sempre presenti, però mi ha promesso che farà un passaggio per fare i saluti lui personalmente. Sì, anche noi di Salerno viviamo questa problematica legata allo smart working e alla cyber security con diversi eventi, partecipiamo anche a diverse manifestazioni di interesse indirizzate per questo tipo di problematiche. Però ci rendiamo conto che oggi come oggi, con tutto quello che succede, con questi call sempre presenti, con queste diverse problematiche legate anche ai firewall che non sempre danno la sicurezza che noi vorremmo, siamo costretti a essere presenti su argomenti che a volte non lo siamo. Abbiamo affrontato anche il problema del lavoro con il BIM,
all'Ordine di Salerno e ci siamo accorti che alcune cose vanno riviste anche in un'ottica diversa, anche perché adesso l'approccio è diverso, si cambia totalmente il modo di lavorare e cerchiamo di essere presenti con la nostra commissione C3I a queste problematiche. Vi saluto nuovamente, saluto anche l'amico Luca Del Pizzo, che è il nostro coordinatore della commissione, e vi auguro buon lavoro. Passo la parola a te, Giuseppe, grazie. Grazie a te e procediamo e concludiamo i saluti passando la parola al presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta, il professor ingegnere Massimo Vitelli. Prego, presidente. Allora, buonasera a tutti, mi sentite? Mi sentite? Sì. Prego, presidente, prego. Va Ciao. bene. Allora, io ovviamente ringrazio tutto il comitato tecnico-scientifico che si è prodigato per l'organizzazione di questo evento dal titolo La comunicazione digitale nell'organizzazione degli studi professionali, opportunità e pericoli legati all'uso delle reti. In questo evento si parla di smart working, di rischi informatici, di privacy, con particolare riferimento agli studi professionali. Ma lasciatemi fare, gli studi professionali di ingegneria, ma lasciatemi fare una breve digressione. Perché? Perché in realtà molte delle problematiche che saranno affrontate oggi riguardano poi, in realtà sono comuni anche a tutte le amministrazioni pubbliche e private. Vi dico questo perché ho vissuto, come tanti altri colleghi peraltro, e sto vivendo in prima persona con l'Ordine degli Ingegneri di Caserta, tutta una serie di aspetti, come dire, triggerati proprio dal Covid. Il buon Gennaro Annunziata, che saluto, ricorderà che in una versione preliminare del titolo di questo evento era presente esplicitamente la parola Covid, che poi è scomparsa. Però il Covid ha avuto il pregio per alcuni, il difetto per altri, adesso vedremo sicuramente di mettere l'accento su questo smart working. Ora, di questo termine si è fatto un uso e anche un abuso. Tutto è nato, almeno per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, dal decreto legge del 17 marzo 2020, il cosiddetto Cura Italia, che all'articolo 87 cosa recita? Guardate, sarò breve, non ruberò più di forse un altro minuto. E cosa dice? Dice: fino alla cessazione dello stato di emergenza 31 luglio 2020, ma a questo punto possiamo dire 31 ottobre 2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. E sempre nello stesso decreto è scritto: la prestazione lavorativa di lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi, l'articolo 18,2 della legge 23 maggio 2017, numero 81, non trova applicazione. E che cosa dice questo articolo? Dice che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. E allora capite che siamo entrati in un loop. Perché siamo entrati in un loop? Siamo entrati in un loop perché, da una parte, i dipendenti hanno chiesto, forse anche preteso, di avere il lavoro agile, ma l'ordine non era attrezzato, non è, come buona parte delle pubbliche amministrazioni, non era attrezzato, non aveva gli strumenti hardware e software. E d'altronde mi sono chiesto, ci siamo chiesti come consiglieri, ma se anche aderiamo alla richiesta dei dipendenti di lavorare da casa, home working, con i loro strumenti, ma se succede qualcosa, uso il termine data breach, ma di chi è la responsabilità? La legge dice che non è del datore di lavoro, però sappiamo benissimo, non ci possiamo esimere dal riconoscere che sicuramente i nostri dipendenti non hanno nella stragrande maggioranza dei casi sistemi di firewall o altri tipi di protezione tipo password manager, autenticazione multifattore. Noi come ordine degli ingegneri, lo sa bene il nostro DPO, non eravamo dotati neanche di VPN, ci stiamo attrezzando in questo momento. E sapete qual è stato il risultato? Il risultato è un compromesso all'italiana che, per non bloccare l'attività, Gennaro, concludo, per non bloccare l'attività dell'ordine, siamo stati costretti a correre dei rischi. A correre dei rischi perché altrimenti l'alternativa era non lavorare. La cosa che fa sorridere è che la legge, diciamo, istitutiva dello smart working in Italia, quella che citavo prima del 2017, dice anche che non devono derivare per la finanza pubblica nuovi e maggiori oneri per l'attivazione di. Allora, ora ditemi voi, quali riforme?
possono, epocali come queste possono essere fatte a costo zero. Allora io mi avvio a concludere per dire che ho fatto come dire, questo inciso da addetti ai lavori, perché se io fossi stato un comune utente che va al Genio Civile e si accorge che deve aspettare mesi per avere l'appuntamento, magari non si rende conto di tutto quello che c'è dietro, ma io capisco che il dirigente del Genio Civile di Caserta si trova ad affrontare con i suoi dipendenti le stesse problematiche che ho dovuto affrontare io, perché la legge da un lato giustamente li tutela e dall'altro però chi si assume tutti i rischi? Io, diciamo, quando ho detto che in questo periodo nel fare le iscrizioni, le cancellazioni, nel processare tutta una serie di fatti amministrativi, l'ordine si è assunto, l'ordine, il consiglio dell'ordine si è assunto dei rischi, credetemi sulla parola. Quindi ora, diciamo, mi fermo qui, vorrei fare però una precisazione. Per una volta voglio esprimermi a favore del nostro inteso come CNI, regolamento di formazione, perché Gennaro parlava di un evento del settore informazione. Un evento come questo è la prova provata che la formazione non ha etichetta. Questo evento è importantissimo per gli ingegneri iscritti a tutti e tre i settori. E dobbiamo riconoscere che il nostro regolamento di formazione, contrariamente a quanto diceva un mio interlocutore poco tempo fa che scopriva l'acqua calda, diceva: ma come? Non si fa distinzione? Addirittura un master anche in filologia romanza devi riconoscere. Sì, è così, il regolamento è fatto così, ma è una flessibilità, secondo me, giusta, almeno per eventi come questi. Io forse ho rubato più del tempo, diciamo, a mia disposizione, però ho voluto lanciare un sassolino nello stagno per far capire che a volte, diciamo, anche i nostri politici parlano, si riempiono la bocca, usano, forse anche abusano di certe parole, però tutte le implicazioni che ci sono non sono state, secondo me, almeno non sempre, attentamente valutate. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Avremo concluso con i saluti, ma vedo collegato il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, il professor Ingegnere Michele Brigante, alla quale passo la parola per eventuali saluti in prima persona. Grazie Presidente. Grazie, grazie. Mi dispiace, mi sono collegato con un po' di difficoltà per mie inesperienze oppure per voler fare troppe cose assieme. Quindi un flash. Intanto ho già sentito il mio amico Virgilio De Francesco che ha salutato a nome del mio ordine, io saluto gli amici di Napoli, Caserta e di tutta Italia che sono collegati, sono un asta, un flash. Sono d'accordissimo con l'amico Massimo Vitelli, però nel nostro paese le cose, quando c'è la buona volontà, si fanno e si possono fare. Questa esperienza del Covid, il lavoro a distanza, chiamiamolo come volete, è venuto fuori in maniera fortissima. Chi ha preso atto della necessità di farlo e ha capito subito che non era una cosa di qualche settimana, si è rimboccato le maniche e ha messo giù tutti gli strumenti per lavorare di qui in avanti anche con questi mezzi. Forse non dico solo con questi mezzi, ma anche con questi mezzi. Alla pubblica amministrazione, il mio appello è a nome dei nostri colleghi, aprite le porte a questo sistema, non vi nascondete dietro la possibilità della mancanza degli strumenti, perché ci sono le possibilità per farlo. Sono sempre convinto che è la volontà, la tenacia e il convincimento che portano a vincere anche queste sfide. Buon lavoro, grazie, grazie a tutti. Vi saluto così, con un saluto generale, perché non posso approfittare. Un abbraccione, buon lavoro. Io rimarrò collegato. Grazie Presidente. Conclusi i saluti e i ringraziamenti, possiamo analizzare la tematica del convegno. Allora, se notiamo, è noto il titolo del convegno, che è la comunicazione digitale nell'organizzazione degli studi professionali, opportunità e pericoli legati all'uso delle reti. Perfetto. La tematica sicuramente è una tematica attualissima, dato il periodo di emergenza in cui viviamo, come già è stato anticipato dai vari presidenti consiglieri. Però mi piacerebbe non legarla esclusivamente al concetto dell'emergenza Covid-19, bensì mi piace immaginare che ormai oggi possiamo dare per consolidate queste metodologie di lavoro che in futuro ci assisteranno nell'ordinario della gestione, sia esso di uno studio professionale, sia esso di un'organizzazione. Quindi, in effetti, il convegno vuole dettagliare, magari non con un livello di dettaglio elevato, queste modalità di lavoro. Per
analizzandone i pro e i contro come in tutte le cose. Se analizziamo attentamente il titolo, notiamo due punti fondamentali, ovvero la comunicazione digitale e il pericolo nell'utilizzare le reti informatiche. È evidente che queste due cose convergono tra loro nel momento in cui consideriamo che la comunicazione digitale è l'insieme delle attività necessarie a gestire dei contenuti. Se queste attività sono basate su infrastrutture digitali, ecco che abbiamo la comunicazione digitale, che introduce quindi l'infrastruttura digitale e per forza di cosa dobbiamo, una volta introdotta l'infrastruttura digitale, considerarne i rischi che esso introduce all'interno di un'organizzazione. Quindi se gli obiettivi del convegno, se questi sono gli obiettivi del convegno, il nostro convegno appunto in quattro interventi che nell'insieme ci illustreranno a 360 gradi questa tematica. Gli interventi, il primo intervento è lo smart working, modelli organizzativi, rischi e potenzialità. È ovvio che è stato preso lo smart working come modello, come modalità di lavoro che più di tutto sfrutta appieno le potenzialità e della comunicazione digitale e quindi dell'infrastruttura digitale. Il secondo intervento è gestione dei rischi informatici nella professione di ingegnere, appunto l'altra faccia della medaglia è una volta che si utilizza un'infrastruttura digitale, quindi più in generale un sistema informatico, dobbiamo analizzarne i rischi che esso introduce all'interno dell'organizzazione. Se poi al concetto di rischio associamo la possibilità di perdita di dati o di subire una manipolazione dei dati, e questi sono dei dati personali, entriamo in quella che è la sfera della privacy dell'individuo. E su questo punto verteranno gli ultimi due interventi, che sono il sistema di gestione privacy degli studi professionali, la normativa, gli obblighi di sicurezza delle infrastrutture e i possibili impatti a seguito della sentenza Privacy Shield. Quindi siamo attualissimi anche con la sentenza avuta sul Privacy Shield. E l'ultimo intervento, che ancora verterà sulla privacy, è profili etici della nuova privacy, con una visione un po' più etica di quello che è questa sfera dell'individuo, ovvero questa sfera privacy dell'individuo. Ringrazio ancora tutti i partecipanti e cedo la parola al primo relatore, ovvero l'ingegner Luca Del Pizzo, che ci illustrerà per l'appunto lo smart working e i modelli organizzativi, rischi e potenzialità. Prego, ingegnere. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Nell'attesa che condivido la presentazione, vorrei ringraziare soprattutto gli organizzatori, i presidenti che sono intervenuti e che hanno voluto fortemente questo evento. La sinergia tra i vari ordini e soprattutto tra i vari settori, come dicevo in precedenza, è indispensabile, soprattutto oggi. Il terzo settore è trasversale ormai a tutti i settori. E per troppo tempo si è accantonata l'idea di dover parlare di rischio informatico, di minacce informatiche. Se pensate che un semplice antivirus potesse, come dire, proteggere tutti indifferentemente. Oggi invece va affrontata nel dettaglio, va affrontata non solo dalle grandi aziende, Amazon, Google e così via, ma fino ad arrivare alle piccole e medie imprese, fino chiaramente ai liberi professionisti. Non è un percorso che chiaramente si apre e si chiude in un giorno, però bisogna partire. Oggi siamo qui non per fornirvi una formazione a 360 gradi, ma per iniziare un processo, un percorso che con l'ordine stesso, con gli ordini stessi, possa arrivare da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, a fornire un pacchetto, una panoramica di argomenti correlati al terzo settore fortemente indispensabili. Allora, mi presento velocemente, sono chiaramente laureato in ingegneria informatica, dottorato in ricerca e da poco ho concluso anche un master in gestione delle risorse umane. Dal 2015 sono funzionario MEF, in ambito chiaramente protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e per ultimo coordinatore della commissione ICT dell'Unione di
Salerno. Lo smart working oggi. Chiaramente milioni di persone si sono trovate nel mondo da un giorno all'altro a sperimentare questa nuova modalità di lavoro. Diverse aziende che fino a ieri chiaramente erano indifferenti a questa modalità, ma erano legate al modo tradizionale di lavorare, si sono rese conto dei grandi vantaggi e li vedremo nel corso della presentazione. Quindi stanno pensando effettivamente di mantenere questo lavoro agile, lo smart working. La strada però che si sta intraprendendo porta con sé una completa trasformazione dell'azienda e dell'intera società. Trasformazione che ne necessita chiaramente di una riorganizzazione, un'organizzazione che vede, l'ho evidenziato, la sicurezza ICT e la protezione dei dati personali al centro di questa trasformazione. Perché chiaramente la definizione la ritroviamo nella legge 81 del 2017, che mette al centro di tutto la flessibilità organizzativa e l'utilizzo di strumenti digitali, quali PC, tablet e smart working. È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzata dall'assenza di vincoli sia sull'orario che vincoli spaziali. Quindi, diversamente dal lavoro tradizionale, non dobbiamo, diciamo, stare in ufficio le nostre 8 ore, avere il nostro PC desktop, lavorare con il set di applicazioni e tornare a casa, ma possiamo, anzi abbiamo una consistente flessibilità sia organizzativa, ma anche dal punto di vista della strumentazione. Nella slide successiva vi ho riportato un estratto della legge di riferimento, in particolare l'articolo 18. Guardate, ho evidenziato anche i punti un po' principali. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questo è il vero obiettivo dello smart working. Tra le parti, quindi datori di lavoro e dipendenti, deve esserci un accordo. Un accordo che deve essere sottoscritto e chiaramente deve essere caricato sul portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che adesso vedremo nelle slide successive. Qui praticamente volevo evidenziare il fatto che ai lavoratori agile, quindi nel caso dello smart working, viene comunque garantita la parità di trattamento e si hanno le stesse tutele in caso di infortuni e malattie professionali. Il portale, chiaramente utilizzabile per caricare l'accordo tra le parti, è possibile accedere tramite SPID. E al riguardo vi ricordo che il DL Semplificazioni ha indicato come obbligo il 28 febbraio del 2021 per tutte le pubbliche amministrazioni. Sarà obbligatorio fornire ai cittadini l'accesso esclusivamente tramite servizi di identità digitali e PagoPA. Quindi scomparirà ad esempio il PIN INPS, si accederà tramite SPID. Quindi no, con l'occasione invito tutti a sottoscrivere, aprire tramite un account SPID, tramite diversi provider messi a disposizione. E il portale utilizzabile è questo. E qui vi sottolineo il fatto che la procedura è stata semplificata col DPCM del 1 marzo 2020 e in realtà ad oggi si richiede il salvataggio di un solo file Excel, questo per semplificare e accelerare le operazioni. L'accordo in questione deve essere in forma scritta e deve avere dei contenuti minimi. La durata, quindi a tempo indeterminato o determinato, dello smart working, il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni o 90 giorni nel caso dei lavoratori disabili. Si deve fare riferimento all'interno dell'accordo degli strumenti tecnologici utilizzati e del rispetto del diritto della disconnessione, importante questo. Infine, tra i contenuti minimi vi è anche quello del controllo della prestazione lavorativa all'interno delle locali aziendali, tenendo conto chiaramente dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
La differenza tra lavoro agile, quindi smart working, e telelavoro. Nello smart working il lavoro è svolto senza una postazione fissa. L'abbiamo detto all'inizio, non vi sono vincoli dal punto di vista dell'orario e vincoli spaziali. Nel telelavoro invece il dipendente lavora generalmente da casa, ha una fascia oraria ben definita. Nello smart working vi è anche presente il diritto, come detto, deve essere presente nell'accordo, il diritto alla disconnessione. Quindi devono essere stabilite le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici di lavoro. Non possiamo obbligare il lavoratore ad essere sempre presente al PC o avere sempre lo smartphone a disposizione per rispondere alle diverse domande. Quindi deve essere anche normato nell'accordo questo. I vantaggi sono sicuramente dal punto di vista dell'azienda una riduzione dei costi, chiaramente di gestione degli spazi dell'ufficio, la riduzione dei tempi di trasferimento da casa ufficio, il migliore bilanciamento tra i tempi di vita e lavoro, la crescita della produttività, e qui diciamo, l'Osservatorio del Politecnico di Milano ha affermato che con l'utilizzo dello smart working si ha sicuramente un incremento della produttività per ogni lavoratore pari a circa il 15%, quindi concretamente vi è un miglioramento della produttività. Diminuzione dell'inquinamento atmosferico, aumento della motivazione e della soddisfazione lavorativa. Le criticità sono maggiore esposizione agli attacchi informatici se non adeguatamente gestiti. Lo tratteremo nelle prossime slide, comunque deve essere chiaro che si è detto anche nella presentazione iniziale, il fattore umano è determinante nell'ufficio e a maggior ragione fuori dall'ufficio. Basta una semplice mail o una semplice PEC con un allegato malevolo per rendere il sistema locale, quindi il dispositivo utilizzato dall'utente, ma non solo questo, anche la rete aziendale, se connessi adesso, diciamo, a rischio di malware, ransomware e così. Vi è anche un concetto di protezione dei dati personali che deve essere affrontato. Vi deve essere un adeguato modello di coordinamento e di controllo. Lo stesso utilizzo delle nuove tecnologie può essere una criticità se non vi è una formazione adeguata da parte appunto delle persone in marketing. Poi chiaramente ci possono essere anche delle distrazioni esterne, ma qui è un fattore chiaramente che deve essere lo stesso dipendente a dover gestire. Le opportunità, maggiore ingaggio dei giovani, questo perché oggi i giovani hanno la necessità di una certa flessibilità, migliore gestione di picchi di volume non prevedibili, anche in questo caso. Avendo le persone smart working e quindi non essendo legate a una particolare fascia oraria, noi possiamo anche prevedere, gestire in maniera più efficace i picchi di volume. Poi soprattutto la carriera basata sugli obiettivi, perché come abbiamo visto in precedenza, lo smart working si basa sugli obiettivi, quindi nell'accordo vanno anche definiti questi obiettivi. Le minacce, diminuzione dei rapporti interpersonali, uso improprio dei dispositivi, tecnologie non adeguate, anche in questo caso vi deve essere un piano ben definito, KPI non adeguati, non facilmente controllabili. Stiamo cambiando completamente l'approccio al lavoro, quindi vanno anche definiti indicatori nuovi per poter valutare anche la produttività dei dipendenti stessi. Allora, detto questo, quindi viste le criticità, le minacce, anche gli stessi vantaggi, è bene sottolineare a tutti che per passare a una modalità di lavoro agile, smart working, vi deve essere un progetto dettagliato, cioè non possiamo dare uno smartphone o un notebook ai dipendenti e dire noi stiamo lavorando di smart working, non è così, va pianificato, va progettato, va fatta una valutazione di quelli che potrebbero essere i rischi connessi all'utilizzo delle tecnologie. La trasformazione digitale dei processi in questo caso, quindi vanno definiti, soprattutto vanno ripresi i processi e rivisti in ottica agile, sono sicuramente a supporto del livello strategico e utili sicuramente alla collaborazione tra le persone. Gli strumenti oggi a disposizione, gli strumenti digitali, possono sicuramente migliorare
rendere più efficaci i momenti di collaborazione tra le persone. E nella dimostrazione anche il rapporto che abbiamo visto in precedenza, con un miglioramento del 15%. L'obiettivo qual è? Applicare tecnologie avanzate per connettere persone, spazi, oggetti a processi di business per aumentare la produttività, innovare e coinvolgere le persone. È l'occasione giusta per rivedere, come dicevo, i processi, renderli più smart. Alcune aree di intervento, quali sono? Sicuramente rivedere gli spazi, dare la possibilità, ad esempio, diciamo, non legare anche lo stesso ufficio a delle postazioni fisse, ma magari rendere degli spazi accessibili a chiunque. Chiunque può non solo lavorare da casa o in qualsiasi altro luogo, ma anche arrivare in ufficio e mettersi nella prima postazione libera, perché è dotato di strumenti a disposizione utili per fare questo. Le tecnologie stesse, e poi bisogna definire delle policy, policy che, come vedremo, sono legate soprattutto a policy di tipo non solo comportamentale, ma anche legate alla sicurezza e alla protezione delle date personali. Bisogna pianificare una strategia di smart working, una roadmap per definire in maniera dettagliata le varie fasi e soprattutto monitorare, cioè le varie fasi che portano poi all'entrata in vigore al regime dello smart working, devono poter essere non solo mappate, ma anche monitorate. E qui mi rifaccio agli indicatori visti in precedenza. Vengono definiti gli obiettivi, analizzati i rischi, definite le metriche, individuati gli strumenti operativi più adatti, definite delle policy, redatti gli accordi. Quindi no, non è un passaggio che può essere fatto da un giorno all'altro. Il Covid purtroppo ci ha costretti a fare questo passaggio, però dobbiamo a questo punto, chi non era già adeguatamente orientato verso questa nuova realtà lavorativa, deve magari fare un passettino indietro e rivedere le strategie. Ora ritorniamo un po' al focus dell'incontro di oggi, quelli che sono i rischi legati al mondo digitale. Come vi dicevo, molte aziende stanno valutando la possibilità di mantenere, se non al 100%, almeno al 50% il lavoro agile all'interno della propria organizzazione. Chiaramente diciamo, il lavoro a distanza ha fatto aumentare i rischi, i criminali informatici hanno preso d'assalto i dipendenti smart working, cercando di ingannare le vittime, vi posso assicurare che in modi davvero di diverso tipo. Come possiamo evitare perdite e intrusioni all'interno dell'azienda, quindi all'interno delle reti dell'azienda o all'interno dello stesso dispositivo messo a disposizione al dipendente? Bisogna adottare un approccio di sicurezza focalizzato sulle persone. Come dicevamo prima, diciamo, il collo di bottiglia in questo caso, possiamo avere il miglior firewall all'interno dell'azienda, possiamo aver messo in piedi il miglior team di sicurezza all'interno dell'azienda, ma basta una mail per compromettere tutto il sistema. E in questo report del 2020 punta proprio sul fatto che i criminali informatici, con l'aumento dello smart working, hanno aumentato gli attacchi nei confronti dell'utente finale, in questo caso il dipendente, e quindi sono aumentati nel 2020 e soprattutto nell'ultimo periodo gli attacchi da parte di cybercriminali. Ci sono alcuni numeri. Allora, le minacce interne, questo è a livello, diciamo, mondiale, quindi questo level. Le minacce interne sono costate alle aziende circa 11 milioni di dollari nel 2020. L'aumento è del 31% rispetto a 2000, in 2 anni è aumentato del 31%. Il numero degli incidenti è addirittura aumentato del 47% in 2 anni. E guardate, sono numeri importanti. Il furto delle credenziali, quindi delle identità digitali, è circa un quarto degli incidenti monitorati. I dipendenti imprudenti, quindi quelli che magari partendo da una formazione, una sensibilità non adeguati, hanno causato circa il 60% degli incidenti e hanno portato a milioni di dollari di perdite all'interno della azienda. Ancora una volta la posta elettronica è il canale privilegiato. Come vi dicevo, i criminali le inventano
ne inventano di tutti i colori per poter entrare all'interno del sistema. Il 55% dei dipendenti analizzati nel report ha subito nell'ultimo anno un attacco di phishing. Quindi, e il 33% sono stati vittima di ransomware. Quindi, malware che, come vi ricordate, sicuramente ne avete sentito parlare, bloccano completamente il dispositivo, cifrano i dati all'interno, le informazioni all'interno del dispositivo sono cifrate in modo tale da non poter essere lette e modificate. L'unico modo per sbloccare potrebbe essere quello di poter di pagare oggi come oggi in Bitcoin i criminali per poter ricevere la chiave, quindi decifrare le informazioni. Il mio consiglio, come sempre, è di non essere, diciamo, di non cadere in questa trappola, ma di prevenire in questo caso effettuando continuamente copie di backup non solo dei server presenti nell'azienda, ma anche dei singoli dispositivi forniti ai dipendenti. Quindi definiamo una policy all'interno dei dipendenti. Gli strumenti utili a tutti per poter attuare il backup. Nel caso qualcuno imprudentemente dovesse aprire la mail e quindi installare questo ransomware, allo stato precedente recuperando i dati dalla copia di backup. Quanti minuti ho ancora? Una decina, provo ad andare più velocemente. Allora, un caso concreto, l'utilizzo dei dispositivi personali. Purtroppo quella dell'utilizzo dei dispositivi personali oggi, soprattutto perché il Covid non è che ci ha dato tempo per poter riflettere sulle cose, molti hanno iniziato lo smart working utilizzando i propri dispositivi. Chiaramente dispositivi che non erano legati ad un piano di sicurezza all'interno dell'azienda, quindi ad esempio non erano dispositivi protetti da software aggiornato. Con un blacklist di software installabili, con le porte USB bloccate, perché non si deve dare la possibilità a chiunque di poter, anche sul proprio PC, di poter connettere un USB, magari di un parente, di un figlio, di un estraneo, una penna USB con all'interno magari un mouse. Quindi vanno considerate anche queste vulnerabilità. Alcuni consigli utili per l'azienda. Prima di tutto, prevedere un piano adeguato di formazione, migliorare quelle che sono le postazioni per il lavoro, diciamo, da domestico o comunque in smart working, quindi dotare non solo di una connessione wifi efficace ed efficiente, ma anche lavorare su uno spazio di lavoro digitale che consenta la collaborazione. Valutare se è il caso adottare degli strumenti, ad esempio Google Drive, per poter collaborare sullo stesso documento in contemporanea, oppure legarsi ad applicativi gestibili da casa, quindi all'interno sui server della propria azienda, perché magari non si vuole fornire sui server di Google delle informazioni riservate in questo caso, quindi documenti importanti dell'azienda. Vanno fatte tutte queste analisi. Per questo vi è importante anche nel progetto definire l'analisi dei requisiti e soprattutto l'analisi dei rischi connessi all'utilizzo di queste tecnologie. Si parla oggi tanto di cloud, molti servizi stanno andando in cloud. Chiaramente c'è un grande vantaggio nel fare questo, però bisogna valutare quando è il caso di passare al cloud, valutare se i server utilizzati dal servizio sono presenti in Italia, vengono dislocati all'interno dell'Europa o al di fuori della stessa Europa. C'è la normativa europea sulla protezione dei dati personali, GDPR, da tenere in considerazione. Qualche slide l'ho aggiunto alla fine. Soluzioni per le aziende, alcune, perché veramente sono giusto per darvi qualche spunto: autenticazione a più fattori sicuramente, un sistema di gestione degli accessi per poter garantire non solo l'accesso a determinate risorse in base a ruolo, ma anche monitorare quali sono gli accessi. Cifratura delle comunicazioni, in questo caso si può parlare sempre di VPN. I sistemi di machine learning che oggi vanno tanto
per l'individuazione di possibili minacce, qualcuno che sta praticamente provando ad accedere alle proprie reti. E come vi dicevo, politiche di sicurezza. Vanno definite le politiche di sicurezza per la protezione non solo delle informazioni, ma anche dei dati personali all'interno. Rafforzamento delle reti aziendali. Anche in questo caso, come vi dicevo, molte aziende stanno ricorrendo al cloud. Ma questo non è sempre impossibile, ad esempio sono informazioni riservate o particolari categorie di dati personali che vanno adeguatamente protette da parte del titolare del Sì, trattamento. passando per l'interruzione, le ricordo che 5 minuti, sono il moderatore, Certo, per darmi assolutamente. 5 minuti dalla Sono in conclusione. chiusura, sono in chiusura. Va benissimo, Allora, grazie. oltre ai rischi digitali, ci sono anche altri rischi, che la butto lì. Questo è un articolo che è uscito di recente, uno studio americano che tra le tante fa vedere i possibili rischi sulla salute delle persone. È chiaro che no, è il caso, qui stiamo parlando del caso estremo, quindi è uno studio che ipotizza tra 25 anni come potrebbe essere una persona che lavora tutti i giorni smart work. Ultime slide, accenno al discorso sul GDPR che poi seguente verrà approfondito nelle prossime relazioni. È entrato il 28 maggio del 2018 il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Lo cito solamente per quel che è il discorso sulla formazione. Il GDPR, tra i tanti argomenti che introduce, focalizza soprattutto l'attenzione su due concetti, quella che è l'accountability e l'approccio basato sul rischio, quello nominato anche in diverse slide. Il titolare del trattamento, quindi il datore di lavoro in questo caso, o comunque chi tratta i dati personali, deve mettere in campo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, soprattutto essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità al regolamento. Quindi, per questo vi dicevo che va progettata, va pianificata la strategia giusta, perché se i dati personali trattati dall'azienda finiscono nelle mani sbagliate, la responsabilità è di chi non ha messo in campo le misure adeguate. E soprattutto l'approccio deve essere sui rischi. Si passa dal concetto di misure minime, erano presenti nella precedente 196 del 2003 del decreto legislativo, a misure adeguate ai rischi. Per essere sicuro che le mie misure siano adeguate al rischio, devo analizzare il rischio. Il trattamento dei dati durante lo smart working deve essere adeguatamente protetto. Quindi, obbligo di formazione, vi lascio le slide, quindi vado veloce su questa parte. Ci sono alcuni articoli che spingono molto sul concetto della formazione interna alle aziende. Lo stesso Garante, in diversi casi, in sede ispettiva, ha richiesto di acquisire il programma e il piano di formazione. Il titolare del trattamento ha l'obbligo di definire e condividere internamente le istruzioni agli autorizzati al trattamento. Una persona, un dipendente che è in smart working, è da casa o da qualsiasi altro luogo, lavora, apre un documento Word con dati personali, sta effettuando un trattamento. E questo deve essere protetto, e deve essere protetto anche grazie a una formazione interna. Con questo finisco in questa slide. È un progetto a cui sto partecipando anche con altri colleghi. Progetto a titolo gratuito, lo stesso sito, diciamo, i contenuti sono gratuiti. L'obiettivo è quello di provare a definire una guida per tutti i cittadini, quindi non solo nell'ambito privato e pubblico, ma anche una guida che vada a toccare un po' tutti gli ambiti, con alcune pillole, articoli che vanno a sollevare alcuni rischi. E soprattutto a far capire alle persone quelle che potrebbero essere le azioni, seppur piccole, di tutti i giorni, ma che a regime possono assicurare un certo livello di sicurezza. Quindi, ad esempio, aggiornare continuamente le applicazioni e il sistema operativo, far vedere come effettivamente si può fare un backup di dati smartphone su notebook e così via.
Quindi finisco con questa slide e niente, ringrazio a tutti per la partecipazione. Se ci sono domande, penso che è stato già detto, vi prego di scrivere all'interno della chat e poi verso il la fine del convegno proverò a rispondere. Grazie, abbiamo concluso il primo intervento e come già anticipato dal collega, effettivamente gestiremo le domande in questo modo, nel senso che i partecipanti possono inviare domande nella chat, preferibilmente anteponendo il relatore di riferimento, così da poter indirizzare più velocemente la domanda e quindi la risposta. E ci sarà una finestra finale, un question time finale in cui cercheremo di rispondere a tutte le domande che giungeranno in chat durante il corso del convegno. Cercheremo di rispondere a tutte, nel caso eventualmente con email in un secondo momento, vedremo di soddisfare un po' tutte le domande che giungeranno. Perfetto, io andrei avanti con la scaletta del convegno e cedo la parola all'ingegner siciliano, che ci illustrerà la gestione dei rischi informatici nella professione. Prego, signor ingegnere, le cedo la parola. Grazie, buonasera a tutti, mi sentite corretto? Perfettamente. Sì, perfetto. Allora condivido la presentazione. Dovreste riuscire anche a vedere la presentazione, corretto? Sì, Ok. perfetto, vai. Visto che mi sentite e mi vedete, posso iniziare. Allora, l'argomento che tratterò oggi è un argomento un po' più particolare, diciamo, tratta alcune sfaccettature dei rischi informatici e alcune regole, diciamo, generiche, semplici, ma di grande efficacia che un ingegnere, sia libero professionista, ma anche ingegnere inteso come dipendente all'interno di un'organizzazione, dovrebbe seguire giornalmente durante la sua attività professionale. Mi presento, io sono l'ingegner Mattia Siciliano, sono membro dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, nonché coordinatore della speciale Cyber Security. L'Ordine di Napoli ha istituito una specifica commissione ad hoc che tratta proprio questo argomento in maniera estremamente verticali. Grazie, diciamo, ai colleghi, diciamo, dell'Ordine di Caserta e dell'Ordine della Provincia di Salerno, perché penso che questo sia stato un bellissimo momento di aggregazione e di condivisione di idee tra i diversi ordini campani e che questo sicuramente può sviluppare, può creare un vantaggio successivo sul territorio. Ho preparato un'agenda che però vuole essere più che altro una linea guida per trattare alcuni argomenti. Su alcuni li tratteremo in maniera molto veloce, nel senso che richiederebbero molto più tempo, ovviamente, di quello che oggi abbiamo bisogno in questo primo convegno, mentre altri cercherò di essere un po' più di dettaglio. Primo argomento è: per parlare di rischio, diciamo, informatico, dobbiamo anche un po' parlare. Cos'è la cyber security? La cyber security nasce nel momento in cui fondamentalmente l'ecosistema attorno al nostro sistema di lavoro è incominciato a diventare più digitale, quindi c'è stata un'innovazione digitale. L'uomo ha incominciato a utilizzare queste informazioni per ovviamente creare e generare valore. Generando valore, ovviamente si è generato anche un rischio legata alla gestione di queste informazioni, che ha portato fondamentalmente a due aspetti che i colleghi che verranno dopo di me tratteranno, che uno è la privacy, in parte ha trattato anche il collega di prima, e l'altro invece è la protezione degli asset. Protezione degli asset che contengono questi dati, oppure se guardiamo, diciamo, asset intesi come infrastrutture delle piccole e medie imprese, ma come vedremo poi nelle prossime slide, parliamo anche di asset nazionali. Quindi il tema della cyber security è diventato non solo un problema, diciamo, di singolo individuo, è diventato un problema nazionale, è diventato un problema internazionale. E quindi più noi, diciamo,
noi inteso, diciamo, non solo ingegneri, ma in generale una società, diventerà sempre più innovativa e più digitale, più si dovrà, diciamo, scontrare col tema di questa, come rendere, diciamo, questo asset informativo e quindi anche la persona che è associata a questo asset e gestire i rischi associati. Elemento in basso a destra, questo è uno, diciamo, delle indagini di mercato, ma ce ne sono diverse. Questo è, diciamo, un elemento informativo molto interessante per i colleghi ingegneri, che non solo del terzo settore, ma in generale anche di tutto lo scenario scibile dell'ingegneria. Il settore della cyber security è l'unico settore che non ha avuto, direi l'unico dei pochi, non ha avuto un impatto negativo nel periodo del lockdown, ma bensì è previsto una crescita dell'ordine di un po' di percentuali, se non arrivare, diciamo, nei prossimi anni, come vedrete, oltre il 10%. Oggi ci troviamo a combattere un fenomeno in grande evoluzione che probabilmente cambierà anche il nostro modo di vedere nell'ottica di qual è la professione dell'ingegnere e anche di valorizzare quegli ingegneri che oggi si trovano in cosiddetto, diciamo, settore dell'informazione e che fino a poco tempo fa, diciamo, avevano una sfaccettatura solamente tecnica verticale su alcune tematiche. Quindi nasce una materia completamente nuova. Vado avanti. Ho cercato invece di prendere, diciamo, delle informazioni legate a quelli che è un po' lo scenario internazionale. Tempo fa uno studio di ENISA, l'ENISA è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica con sede ad Atene, ed è l'organo riconosciuto a livello di comunità europea che si occupa di gestire e fare le politiche e in alcuni casi contribuire alla strategia della cyber security a livello europeo. Questo bellissimo report che poi ha presentato al World Economic Forum traccia un effetto, diciamo, delimita alcuni di quelli che dovrebbero essere gli scenari della cyber security e successivamente anche della gestione del rischio associato. Si parla di cyber attacchi, cioè quest'area qui a destra, diciamo, di questo quadrante, e che sono rappresentati fondamentalmente come subito dopo a tutti quegli eventi estremi, quindi di cambiamento climatico o di, diciamo, disastri naturali. Quindi oggi il concetto di attacco informatico, quindi di possibilità di attacco da uno Stato in un altro Stato, da un gruppo di criminali a un'infrastruttura critica nazionale, è alla stessa stregua, diciamo, di un disastro, diciamo, naturale o climatico. Anzi, molto di più rispetto a la probabilità che succeda questo tipo di evento è maggiore rispetto ovviamente a quello del Covid qua segnato. Questo è banale, però dall'altro punto di vista vi fa comprendere come il fenomeno è in forte crescita e quindi la gestione del rischio e la gestione dei nostri dati è un elemento importantissimo, prescindibile ormai nelle agende di diversi stati, diversi diciamo soggetti, ma anche del singolo professionista, del singolo individuo. Altro elemento, altra forma, sempre preso di rappresentazione, sempre preso dal World Economic Forum, fatto lo scorso anno: quali sono gli elementi degli cyber attacchi che hanno una maggiore probabilità, dove, diciamo, vengono maggiormente considerati oggi a livello di comunità scientifica? Uno è la perdita dei dati e la seconda è la distruzione operativa di infrastrutture. Okay? La perdita di dati, questa, diciamo, sia per noi sia per chi lavora in un contesto aziendale, ma chi, diciamo, ha già una percezione di un concetto di dato più ampio all'interno di un ecosistema digitale, è abbastanza banale comprendere, diciamo, questo aspetto, perché oggi il dato digitale vuol dire valore, no? Se pensate, diciamo, se Facebook, Google, Apple, ma non solo, diciamo, ci sono società americane che lucrano anche sulle attività di advertising e quindi, diciamo, tutte quelle pubblicità occulte che vi compaiono, loro si basano sui dati che utilizzano attraverso dei crawler. Altro elemento, meno di carattere, diciamo, di interesse
strategico per il singolo individuo e per la singola azienda, ma di grande interesse strategico per il settore più governativo militare, è il tema della distruzione delle infrastrutture. E quindi l'altro elemento che è all'agenda dei leader mondiali è proprio anche capire come proteggere, diciamo, questi asset. E ovviamente i dati interni a questi asset e di conseguenza anche i rischi associabili, diciamo, a come poter gestire. Poi ci sono anche altri ambiti, però questo era per darvi, diciamo, un focus molto flash di quello che vedremo fondamentalmente, che ci sarà un'evoluzione in, ovviamente, sempre più in positivo. Andiamo un po' al concetto, diciamo, alla tematica di oggi, dove ho fatto una breve panoramica. La vera domanda è che oggi ci dobbiamo porre è perché è importante proteggersi, no? Ho preso, diciamo, due articoli di giornale, ce ne sono tantissimi, basta che girate in rete. Uno perché molte di queste aziende ci ho anche lavorato, quindi, diciamo, l'ho preso anche per questo motivo, perché, diciamo, le ho fatte anche un po' mie. Il primo, a sinistra, fa comprendere che gli attacchi informatici costano. Quindi se uno non gestisce bene il rischio informatico, se uno non gestisce bene i propri dati, se uno non gestisce bene queste infrastrutture, il rischio e la perdita da un punto di vista aziendale può essere enorme. Ok? Prima il collega ha citato il ransomware, che è una forma di attacco, ci sono svariate forme di attacco, però ovviamente quello che deve capire l'azienda, quello che deve capire anche il professionista, è che se io non incomincio a comprendere e metterlo nella mia agenda personale, la perdita potrebbe essere maggiore del guadagno di quello che potrebbe avere il professionista stesso. Dall'altro canto, l'articolo a destra è una cosa diversa. Dice, ebbene, quindi bisogna stare attenti, ma a maggior ragione, visto che dobbiamo essere attenti, c'è un'area che oggi, come vi accennavo prima, poco trattata, che ha un mercato enorme, esplosivo, che è proprio il mercato della cyber. Il mercato della cyber è legato agli attacchi, quindi è vero che io subisco diversi attacchi, ma d'altro canto le aziende stanno incominciando ad investire, i professionisti stanno incominciando ad investire, e lo vedremo anche perché ci sono delle normative che hanno avviato processo, e questo ci ha portato ovviamente a degli enormi investimenti che probabilmente anche nei prossimi investimenti, diciamo, che l'Europa ha stanziato per i vari stati, incominceranno ad avere una fetta maggiore, sempre più importante all'interno dei contesti ministeriali. Vado avanti, parlavo prima del contesto internazionale. Vi parlavo del contesto internazionale, quello che ha spinto questa trasformazione nel mondo della cyber sono una serie di norme, ok? Alcune norme tipo più europeo, alcune, diciamo, linee guida tipo più nazionale. La prima è più per gli addetti al settore, più gli addetti, diciamo, al tema, diciamo, che hanno un'analisi e un'esperienza più tecnica delle informazioni, è la cosiddetta direttiva NIS. È una direttiva che si occupa della sicurezza del network e dei sistemi informativi e che colpisce principalmente, diciamo, il tema delle infrastrutture critiche o dei servizi cosiddetti essenziali o gestore dei servizi digitali, quindi le telco e altri soggetti molto simili. Definisce alcune regole per questi operatori e cerca anche di enfatizzare il più possibile il concetto di sharing, information sharing e collaborazione, perché ovviamente uno dei modi che poi vedremo è proprio la condivisione di questo rischio o la condivisione di eventuali attacchi o incidenti. Il tema principale è che probabilmente conoscete tutti, ma poi ci saranno i colleghi successivamente che tratteranno nel dettaglio, qua l'ho citato solo come, diciamo, elemento informativo delle norme, è il GDPR. Qua non mi allungo, perché fondamentalmente, diciamo, che è la vera norma che ha, in un certo qual modo, mentre il NIS e poi vedremo le altre sono più di settore, il GDPR ha incominciato a
chiarire un po' il concetto di gestione del rischio in maniera più efficace, ha gestito, migliorato alcuni aspetti della vecchia normativa 196 e quindi ha reso anche il concetto di gestione del dato personale un elemento di grande chiarezza per chi, diciamo, prima non verificava questa informazione o il dato associato e anche i suoi asset, non li vedeva in maniera prioritaria. Altro elemento diciamo di interesse sono le misure minime di sicurezza, un po' da dato dell'Agit. L'Agit, per chi non lo sapesse, è l'Agenzia per l'Italia Digitale, che è un po' quell'organo che tratta un po' tutti gli aspetti del digitale italiano. Adesso, diciamo, col Ministero di Innovazione Tecnologica, diciamo, queste due, l'agenzia con MIT, lavorano un po' a braccetto per cercare di lavorare, di dare un contributo, diciamo, alla trasformazione digitale. Ci sono delle ottime, diciamo, linee guida per definire meglio quello il livello di sicurezza informatica, soprattutto per le pubbliche amministrazioni. Prima sentivo che collega, mi sembra che c'era anche il presidente, che trattava proprio alcuni aspetti di come le pubbliche amministrazioni si devono evolvere. In un certo qual modo si è incominciato a dare dei linee di indirizzo. Ultimo, per chi invece ha un, diciamo, un interesse più specifico, ed è questa una vera rivoluzione nel campo, diciamo, della cyber security, ma soprattutto anche nella gestione del rischio in generale, è il cosiddetto decreto legge 105 del 2019, perimetro di sicurezza cibernetica. Finalmente il nostro Stato italiano ha definito il concetto di quelli che sono gli asset, o meglio dovrebbe, diciamo, cercare di delinearli il più possibile, quelli che sono gli asset da dover monitorare, quali sono i dati importanti, come gestire, diciamo, il rischio associato, e per questo, diciamo, ci siamo in un certo qual modo adeguati un po' a quelli che sono gli standard più europei. Questo è per darvi, diciamo, un overview di quelle che sono le normative italiane. Ripeto, richiederebbe ogni norma, diciamo, richiederebbe una sessione specifica. Vado a un paio di slide a capire quelli che sono i rischi. Il primo rischio che forse, diciamo, alcuni hanno incominciato a percepire, altri stanno incominciando a comprenderlo, è l'uso dell'internet dell'IoT, dell'internet delle cose, no? Utilizziamo gli smartphone, i cellulari, il frigorifero intelligente, la televisione intelligente. Tutti questi oggetti bellissimi ci aiutano a rendere la vita estremamente semplice, ma ognuno di essi ha un rischio associato. Ognuno di essi può essere bucato da un attacco informatico e vi posso assicurare che non c'è una sicurezza 100% di questi dispositivi. Ma per un motivo molto semplice. Chi li ha progettati tempo fa era magari un collega ingegnere elettronico che ha fatto una progettazione fantastica da un punto di vista elettronica, ma nel processo di progettazione non era previsto l'approccio legato al tema cyber. Quindi molti degli strumenti, diciamo, elettronici oggi invece troviamo nell'internet delle cose peccano di una fase progettuale di testing legato alla gestione del rischio. Alla gestione del rischio, alla possibile, diciamo, problematica legata ad eventuali attacchi cibernetici. La slide successiva dà veramente un flash di quelli che possono essere gli scenari di rischio in una casa futura. Parte sinistra fa vedere, diciamo, una bellissima vignetta con tutti i possibili dispositivi elettronici che probabilmente noi abbiamo: il videocitofono, la webcam, il robot per pulire per terra, la frigorifero intelligente, la cucina intelligente, tutta una serie di cose, e l'accesso alla porta a casa tramite impronta biometrica, tutto questo ecosistema, l'allarme gestito da remoto, tutto questo sistema è soggetto a un rischio, a un attacco informatico, e quindi bisogna avere quell'attenzione giusta. Questo era per far capire velocemente quanto, diciamo, siamo soggetti ogni giorno a un'analisi del rischio e ogni giorno siamo soggetti ad avere un comportamento nella gestione dei nostri dati. Lo scenario a destra è uno scenario più terroristico, lasciatemi il termine, diciamo, terroristico, ma
potrebbe essere anche utilizzato, diciamo, da gruppi terroristici, è i medical device. Oggi noi abbiamo sempre più dispositivi elettronici all'interno impiantati nel nostro corpo ed è possibile fare, diciamo, degli attacchi mirati, tale per cui io non ho più bisogno di fare, diciamo, un attacco batteriologico, ma basta fondamentalmente bloccare un mio bypass, un pacemaker, quello che possa essere, attraverso l'iniezione di un malware. Quindi gli scenari complessi, semplici, di casa, più o meno a piacere, sono molteplici, e quindi l'approccio basato sul rischio, l'approccio nella gestione dei nostri dati deve essere fondamentale in questo processo, e quindi dobbiamo tenere attenzione spasmodica a quelli che sono i nostri dati. Su questo, tempo fa, insieme anche al collega Gennaro, che lui è il coordinatore della parte, diciamo, cyber security nel C3I, il Comitato Italiano degli Ingegneri dell'Informazione, insieme anche, diciamo, ad altri colleghi, abbiamo cercato di, durante anche il lockdown, di definire quelli che sono le regole basici, cioè le 10 regole semplici da tenere in considerazione per gestire al meglio la sicurezza dei propri dati. Le regole sono, probabilmente per alcuni, diciamo, che conoscono un po' degli aspetti, diciamo, più di sicurezza informatica base, possono essere elementari, ma per lo più per i colleghi, diciamo, che hanno concetto, diciamo, di studio professionale e quindi magari sono prese da altre cose, 10 regole possono essere quelle regole semplici da dover seguire per fare un cambiamento epocale nella gestione dei propri dati e nella gestione del rischio associato. Le regole sono, e poi le vediamo velocemente dopo, sono il backup, la gestione delle password, l'antivirus, la gestione degli allegati malevoli, le problematiche legate al social engineering, l'utilizzo della VPN, ne citava, mi sembra, il presidente di Salerno, se non ricordo male, la condivisione delle modalità di condivisione dei dati, l'utilizzo della crittografia, le procedure che citava anche un po' il collega in anticipo, e la gestione degli accessi, estremamente puntuali, che ci danno la possibilità di trasformare proprio il nostro diciamo, di gestione del rischio. Andrò veloce. Il backup è un semplice, che cosa significa? Io, ogni slide è fatta in questa maniera in modo tale da rispondere a delle domande semplici, quindi cosa significa, cosa serve, quale minaccia previene, qual è il rischio associato e quando farlo. Backup è una procedura informatica che permette, diciamo, la creazione di ridondanza dell'informazione. Serve principalmente a rendere i dati sempre disponibili in caso eventualmente o di attacco informatico o di cancellazione accidentale. Che minaccia previene? Previene diversi tipi di minacce. Il caso più banale è il famoso ransomware che citava il collega, cioè se io arrivo con il mio file malevolo che mi cripta i dati e io ho fatto una procedura di backup robusta, non mi devo preoccupare di andare a pagare, probabilmente perdo una percentuale di dati, ma sono in grado di recuperare gran parte del mio lavoro. Il rischio è, come dicevo prima, se fatto in maniera bene programmata, gestito, il rischio è molto basso di perdere dati. Se invece, diciamo, non viene programmato, gestito in maniera efficace, il rischio, diciamo, di perdere è molto elevato. Quando va fatto almeno una volta a settimana, ci sono tecniche e strategie di backup full, incrementali, ma sono abbastanza semplici da fare. Per farvi un'idea per quanto è semplice, i sistemi operativi oggi moderni, e questo stiamo parlando di un backup banale, hanno, diciamo, già delle funzioni interne per fare del backup. Giuseppe, poi mi dici se casomai mancano qualche minuto, così mi leggo. No, mancano altri 5 minuti, andando, non ti preoccupare, sto cronometrando io per tutti. Ok, grazie. Secondo tema, password. La password lo sapete, non,
non mi fermo su che cosa significa, cosa serve è veramente importante per la gestione dell'accesso o ad aree riservate, perché io la password non la utilizzo solo per accedere al computer, posso mettere la password anche a dei file, e quindi è importante anche delle aree specifiche del PC o delle aree in cloud. Quale minaccia previene? Previene una serie di minacce che possono essere legate al tema del phishing, brute force o l'identity theft, quindi diciamo al recupero della mia identità se la password non è opportunamente configurata. Il rischio associato deve essere configurata correttamente, ci sono delle regole, anche la vecchia direttiva è indicata in maniera estremamente specifica. Quando cambiarla va cambiata, diciamo, con una media di almeno 90 giorni, ma è possibile anche rendere dei sistemi più sicuri, che è il famoso doppio fattore di autenticazione per chi, diciamo, non conosce la terminologia. Abbiamo un problema di connessione, ma ingegner siciliano ci sente? Io sì, benissimo. Okay. Abbiamo avuto un piccolo problema di connessione con il suo intervento. Prego, gli do la parola. Tre minuti. Ok, vado velocissimo. L'antivirus serve per proteggersi, previene minacce complesse e meno complesse, il rischio associato è elevato se non si fa un aggiornamento, e va aggiornato almeno a ogni settimana, anche se sono sistemi automatici, e meglio ancora se associato a sistemi più complessi come i firewall. Allegati, l'elemento dell'allegato, prima si parlava di phishing, è un elemento, attenzione agli allegati, a quello a come scambiamo informazioni, a chi li scambiamo, perché possono nascondere dei codici. E molto spesso le minacce associate sono legate al phishing, al ransomware, al spyware e così via. Attenzione, diciamo, a come allegato. Ci sono allegati che hanno estensioni, possono sembrare simili alle classi estensioni di Office, ma alcune volte magari sono un'estensione particolare e uno non se ne accorge con la doppia X, mentre poi all'interno c'è il malware. E generalmente è consigliabile sempre farlo analizzare un antivirus, ma ci sono anche, per chi diciamo si vuole dotare di strumenti più complessi, le cosiddette sandbox, che fanno un'analisi più curata. Sarò un esempio. Social engineering invece è una tecnica di attacco, perché io mi fingo qualcun altro, e cerco di reperire informazioni magari tramite telefono, fingendomi diciamo un collega, fingendomi diciamo un partner e così via. Il rischio di scambio informativo è estremamente elevato. Qua diciamo il fattore umano è importante, quindi attenzione, diciamo, da napoletano diciamo mi posso permettere che siamo sempre diffidenti, ma penso in generale dei colleghi anche campani, quindi attenzione a non divulgare informazioni sensibili e eventualmente fare denuncia subito alla polizia postale. VPN, strumento di comunicazione sicura tra due sistemi, tra due endpoint, perché è importante, perché io creo un canale sicuro, lo creo con l'altro interlocutore, non mi devo preoccupare che qualcuno si possa infiltrare, perché ovviamente tecniche di attacco sarebbe troppo sofisticato, e il rischio associato è molto basso in caso di attacco cibernetico, ed è molto utilizzato, come citava anche prima il collega, nelle modalità di smart working oppure nelle modalità di lavoro agile. Condivisione. Attenzione alla condivisione dei file. Non condividiamo mai informazioni di grande sensibili. Condividiamo, cerchiamo di utilizzare dei cloud proprietari o comunque dei cloud dove dietro questi cloud, tipo il Google, l'Azure e quant'altro, ci sono anche strumenti di investigazione, cioè io posso andare a chiedere all'operatore. Gino, mi perdoni, la devo invitare a concludere. Allora, concludo, vado alla crittografia, che è diciamo un elemento abbastanza semplice. Mi fermo a questo punto solo sul tema procedure, perché come citava anche prima il collega, a meno l'altro elemento fondamentale è definire le procedure delle policy interne, renderle
condivisibile con gli altri colleghi e si può prendere riferimento degli standard come il GDPR o altre norme tipo ISO 27000. Io diciamo che gli accessi è abbastanza semplice, però questo ve le lascio. Il tema importante è l'elemento che prima di tutto da considerare, al di là diciamo delle 10 regole, è l'elemento fattore umano. Quindi prima noi siamo coscienti di quello che dobbiamo fare, prima ovviamente la gestione del rischio e l'impatto rispetto ad attacchi cibernetici diventa più nullo. Ho finito. Grazie. Quindi abbiamo concluso anche il secondo intervento del convegno. Siamo a metà del nostro convegno e abbiamo analizzato lo smart working e i rischi con dei meccanismi per difenderci poi da questi rischi informatici. Perfetto. Io andrei avanti con il terzo intervento, che è i sistemi di gestione privacy negli studi professionali, la normativa, gli obblighi di sicurezza delle infrastrutture e i possibili impatti a seguito della sentenza su Privacy Shield, a cui cedo la parola. Prego, dottore. Perfetto, buongiorno a tutti, spero mi vediate e mi sentite, se mi date conferma. Sì, la vediamo e la sentiamo. Allora, sono Giuseppe Galgano e per prima cosa volevo ringraziare gli organizzatori per l'invito a questo convegno. Non faccio parte di nessuno dei tre ordini e quindi come parte terza, diciamo, in questo caso quarta, posso dire che mi colpisce molto la sinergia tra i tre ordini, cosa che non ho sempre difficilmente ho riscontrato, quindi ha sicuramente un aspetto importante che è giusto sottolineare da osservatore esterno. E, oggi di cosa parlerò? Condivido lo schermo, lancio la condivisione e chiedo a Giuseppe Spera se mi dà conferma che... Sì, la condivisione è andata a buon fine, attendiamo la modalità presentazione. Ecco. Perfetto. Va benissimo. Perfetto, grazie. Allora, dicevo, oggi il mio intervento, che durerà circa mezz'ora, e anzi, poiché in genere mi appassiono quando faccio le cose, chiedo al moderatore di bacchettarmi se sto per andare oltre il tempo che ho a disposizione. Parleremo del sistema di gestione privacy negli istituti professionali, la normativa, gli obblighi di sicurezza e i possibili impatti riguardanti la sentenza sul Privacy Shield. L'ultimo punto sicuramente mi vede un attimo in difficoltà, perché gli impatti sono importanti e in base anche a tutto quello che avete detto, ma mi lascio diciamo la parte succosa dell'intervento alla fine, anche perché così era previsto in scaletta. E il livello oggi con cui esprimerò i concetti sarà un livello base, quindi mi scuso perché ho sentito che ci sono dei DPO tra gli uditori e quindi probabilmente sono cose che loro già conoscono, qualcosa è già stato accennato, però nella necessità di dare un po' di informazioni a tutti quanti cercherò di essere soprattutto comunicativo, che è una cosa che a me interessa molto, cercare di creare cultura ed è un tema sul quale ritornerò. Quindi l'obiettivo che io mi pongo oggi è quello di potervi dare delle informazioni. Ho preparato anche una scheda su quelle che sono le mie esperienze in ambito protezione dei dati personali, ma al di là di quello che c'è scritto sulla scheda, potevo scriverci di più, di meno, non è quello l'importante. L'importante oggi è che io riesca a passarvi le informazioni che mi sono ripromesso di passarvi. Comunque sono un esperto, un DPO, così come da definizione del regolamento. Torniamo invece al nostro intervento e quindi io spero nel passarvi l'informazione appunto di utilizzo questa frase di un presidente degli Stati Uniti, è quello che è succeduto a Kennedy, il problema non è fare la cosa giusta ma sapere quale sia la cosa giusta. E in ambito di protezione dei dati vediamo se Giuseppe oggi riesce a darvi questo tipo di indicazione.
Allora, partiamo dal perché l'argomento dei dati personali dovrebbe interessarmi. Perché ho messo questa prima domanda? Perché è questa la domanda che in genere mi rivolgono tutti gli interlocutori, a partire dagli imprenditori con i quali mi interfaccio. E a questa domanda io rispondo sempre in due modi, formulando due risposte. La prima, ovviamente il tema della protezione dei dati personali è regolato da una normativa e come tale prevede anche delle, tra virgolette, concedetemi il termine, controindicazioni, cioè le sanzioni. Quindi solo il fatto che ci possano essere delle sanzioni perché non rispetti una norma dovrebbe spingerti a interessarti dell'argomento. In realtà quello che piace di più a me come motivazione è quella dell'opportunità della protezione dei dati personali. C'è sempre maggiore consapevolezza negli utenti sul tema della protezione dei dati personali e quindi quando questo argomento viene costruito e gestito bene può essere un valore che può essere venduto come plus nel proprio mercato di riferimento. Quindi non è soltanto il discorso della sanzione, ma proprio il discorso di valorizzare l'attività che io svolgo, a qualsiasi livello possa essere, sto parlando di multinazionali a singolo professionista, per avere una sorta di riconoscimento, di attenzione nei confronti di chi? Delle persone con cui mi interfaccio. Perché? Perché la protezione dei dati personali si riferisce a che cosa? A qualsiasi dato possa rendere identificabile o identifichi una persona fisica, quindi si rivolge a tutte le persone fisiche e nel momento in cui io sto trattando dei dati personali sto utilizzando una proprietà che non è mia, qualcuno me l'ha data per poterla utilizzare, quindi si crea un rapporto di fiducia tra quello che è nel gergo della protezione dei dati si chiama titolare del trattamento e quello che è l'interessato, cioè il proprietario dei dati personali, e questo rapporto di fiducia può essere un elemento per cui un titolare dice puoi fidarti di me perché sto operando anche in modo al di là del conforme ma per rispettare quelle che sono anche le tue aspettative, i patti che abbiamo fatto sul rispetto alla protezione dei dati personali. Venendo invece nello specifico dei tre argomenti, iniziamo dalla normativa. La normativa di riferimento qual è? È stata citata anche altre volte durante nei primi due interventi. È il regolamento numero 679 del 2016. Perché del 2016? Perché è stato approvato nel 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio del 2016. All'interno prevedeva comunque due anni di tempo per consentire, per la totale operatività, per consentire a tutte le organizzazioni di conformarsi alle norme. Quindi è diventato totalmente applicabile e operativo il 25 maggio del 2018 perché in quel momento sono terminati i due anni in cui il legislatore europeo aveva concesso a tutte le organizzazioni per conformarsi alla nuova normativa. Però quando parliamo di normativa, il GDPR, chiamato anche così ovviamente come è stato già detto, rappresenta la norma base comune a tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Parlo di 27 perché la Gran Bretagna è già fuori con Brexit, quindi non è più obbligata al regolamento, ma su tutto il territorio dei 27 stati dell'Unione Europea è legge. In realtà però la normativa non è soltanto il regolamento, che detta le linee guida, ma in realtà quando parliamo di normativa da vedere, da considerare per la protezione dei dati personali, parliamo anche di queste altre. Il codice della privacy. Il codice della privacy è stato novellato, cioè è stato adeguato, conformato alle indicazioni del regolamento tramite un decreto legislativo, il 101 del 2018, quindi è ancora in vigore, anche se è stato notevolmente modificato rispetto a quella che era la vecchia versione, ma è tuttora in vigore e dà delle specifiche per quello che è il territorio nazionale. La direttiva 680 del 2016, il decreto legislativo 51 del 2018 che ha recepito questa direttiva e le linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati, le regole deontologiche, le autorizzazioni generali e i provvedimenti dell'autorità garante, la normativa internazionale di ambito,
le linee guida delle privacy, le norme tecniche sulla sicurezza dei trattamenti, e ce ne sono, e così via. Quindi, come vedete, il quadro normativo è ampio, fermo restando che la norma base di riferimento è quella del GDPR. E andando nello specifico del GDPR, qual è la caratteristica? Cosa vuole fare questa legge? Come ho detto, i due soggetti fondamentali sul tema della protezione dei dati personali sono il proprietario dei dati personali, che è e rimane sempre la singola persona, e il titolare del trattamento, cioè colui a cui l'interessato, il proprietario, affida i propri dati personali. Il regolamento vuole regolare, scusate il bisticcio di parole, questa relazione. Quindi dà tutte le indicazioni affinché questa relazione sia portata avanti in modo corretto, tenendo conto soprattutto di cosa? Della parte più debole, cioè del singolo cittadino. Perché? Perché ovviamente il singolo cittadino magari non ha un potere di forza contrattuale o di altro tipo nei confronti di una grande, anche media o piccola organizzazione. Il regolamento non fa altro che definire i principi e governare i rapporti tra i vari attori coinvolti. Io ho citato soprattutto i due principali, i due fondamentali, ma ovviamente ci sono anche altre figure all'interno del mondo della protezione dei tema della protezione dei dati personali, e il regolamento disciplina anche questi tipi di rapporti, al fine, come dicevo, di tutelare la parte più debole della relazione, cioè le persone fisiche. Ribadisco, perché è un concetto che poi ritornerà, la persona fisica è e rimane nella nostra cultura, nel nostro territorio identificato come l'Unione Europea, il proprietario dei dati personali. Il regolamento, però, come è stato anche accennato, non fornisce prescrizioni precise e puntuali, checklist, misure minime. È stato accennato, la vecchia formulazione del codice della privacy prevedeva delle misure minime. Faccio queste cose e sono a posto con la conformità alla norma. No, il regolamento le ha abolite, queste misure minime, non esistono più. Perché? Perché veniamo a quella che è stata accennata, una delle maggiori, se non la principale, novità che è stata introdotta dal regolamento, e cioè il principio di accountability. Cos'è il principio di accountability? Prima di andare avanti con la slide, io provo sempre a definirlo con un esempio molto semplice, e cioè banalizzo un po', scusate, ma rende l'idea. Le cose che io voglio proteggere, a cui tengo di più dentro la mia casa, tendenzialmente sono la mia famiglia, non ho cose particolarmente di particolare valore. E quindi, facendo una valutazione dei rischi, decido di mettere una porta blindata. Non contento, metto anche delle inferriate. Non sono contento, voglio ancora essere più tranquillo, metto un sistema di allarme e compro anche un cane di piccola taglia, che è di quelli antipatici che abbaiano appena sentono dei rumori. Ora, queste misure non azzereranno mai il rischio. Il rischio zero, me lo insegnate, non esiste, ma ovviamente lo diminuiscono, e probabilmente possiamo definirle come misure adeguate a un ambiente, quello di casa mia, dove non ci sono cose di particolare valore da proteggere. Ma se la stessa porta blindata, le stesse inferriate, lo stesso sistema d'allarme e lo stesso cagnolino antipatico le prendesse la Banca d'Italia per proteggere il caveau dove tiene le matrici per stampare gli euro, quelle misure sarebbero adeguate? Ovviamente no. Questo molto semplicemente è il concetto di accountability, cioè titolare del trattamento. Tu instauri un rapporto di fiducia con una persona che ti affida i propri dati. Devi fare in modo tale che quei dati siano protetti. Decidi tu quali sono le misure migliori perché i principi del regolamento siano rispettate e le misure siano adeguate per una corretta protezione. Anche perché la migliore conoscenza di un'organizzazione non ce l'ha l'autorità garante. Non ce l'ha Giuseppe Galgano come esperto privacy o la Guardia di Finanza che viene a fare le ispezioni. La conoscenza migliore di un'organizzazione ce l'ha l'organizzazione stessa. E allora come faccio io a definire quali sono le misure, le famose misure minime? Decidile te. Sei tu che devi definire quali sono le misure per rispettare i principi e proteggere adeguatamente i dati personali che ti vengono affidati. A una condizione però,
che in qualsiasi momento tu devi dimostrare che cosa ti ha portato a prendere perché sei arrivato a prendere quella decisione. Dimostrami che effettivamente hai fatto di tutto per proteggere i dati che ti sono stati affidati. E questa è la seconda parte dell'accountability. Se da un lato c'è sei libero di decidere quello che vuoi per proteggere, la seconda parte devi essere sempre in grado di dimostrare che ci hai messo la testa, semplificando. E se tu hai messo la testa e dimostri che quella era la scelta giusta, difficilmente qualcuno potrà venire a contestartela. È ovvio che se succede qualche cosa vuol dire che un buco da qualche parte c'è stato e non era stato considerato. E questo farà parte delle valutazioni dell'autorità garante, che è competente per quanto riguarda le eventuali sanzioni o provvedimenti da prendere. È ovvio che tutte queste misure devono essere riesaminate nel tempo e se nel caso anche aggiornate. Questo è il concetto di accountability. Proseguendo invece sul discorso del regolamento, ho inserito qua quelli che sono i passi da compiere. Il regolamento, come ho detto, non dà indicazioni precise. È ovvio che formula degli obblighi che sono in capo al titolare, eccetera, ma devono essere sempre declinati con quell'ottica che vi ho detto in precedenza. Perché lo sottolineo? Perché adesso vedremo dei passi da compiere. Tendenzialmente sì, possiamo dire che grosso modo li devono fare tutti, ma tutti quanti lo devono fare in modo proporzionato a quella che è la propria realtà. Se creiamo un sistema di gestione, come è stato detto, della protezione dei dati personali, ovviamente io, ma nemmeno l'autorità garante o la Guardia di Finanza, che è competente anche per fare ispezioni nell'ambito della protezione dei dati personali, non si aspetterà di trovare un sistema di gestione sul singolo professionista uguale a quello che ha messo in piedi la multinazionale. Sono sistemi che devono essere rapportati a quella che è la propria realtà, e c'è uno specifico articolo che tra un po' vedremo del regolamento che dà anche queste indicazioni. Scorro velocemente questi che sono i passi da compiere, perché qualcuno potrà trovare delle cose in cui riconoscersi, e ho evidenziato in grassetto alcuni aspetti che secondo me è importante andare a valutare nel momento in cui noi parliamo del tema che stiamo trattando adesso, lo smart working. Cosa potrebbe succedere se io decido da domani di fare lo smart working? Ovviamente mi riferisco anche a cosa avrei dovuto fare nel momento in cui mi sono trovato nella necessità, come è successo per l'emergenza sanitaria, ad utilizzare lo smart working. Queste probabilmente le conoscete un po' tutti: redazione della politica, anche qui il singolo professionista lo deve fare, non lo deve fare, lo valuta, eventualmente potrebbe anche essere opportuno fare una politica. Si tratta di mezza pagina in cui do delle indicazioni di come mi comporto, quelli che sono le mie strategie, le mie filosofie sulla protezione, sul tema della protezione dei dati. L'individuazione dei trattamenti effettuati e le relative basi legali, la redazione dei registri del trattamento. Il titolare del trattamento e il responsabile, che è un'altra figura, è una figura esterna all'organizzazione del titolare, al cui il titolare del trattamento delega alcune attività. Questi due soggetti sono obbligati a dover fare un registro in cui inseriscono alcune informazioni. Perché l'ho messo in neretto? Perché all'interno delle informazioni da inserire nel registro ci sono i cenni, non deve essere descritto nel dettaglio, sui sistemi di protezione dei dati. Poiché probabilmente ci sono delle modalità nuove quando io utilizzo lo smart working, probabilmente devo andare a implementare nel registro la descrizione di quelle che sono le misure tecniche organizzative che vado a implementare per un corretto utilizzo dello smart working. Predisposizione delle informative, l'organizzazione delle gestioni degli eventuali consensi degli interessati. Prima di passare alla slide successiva, mi soffermo un attimo sulle informative, perché ricordate, io vi ho detto che il regolamento che cosa fa? Gestisce la relazione tra i due soggetti.
Il primo adempimento che un titolare deve fare nei confronti dell'interessato è quello di presentarsi e dirgli: ti puoi fidare di me. Questo fatto viene fatto in modo formale attraverso l'informativa, che è il primo documento che deve essere messo a disposizione di tutti gli interessati per presentarsi, per instaurare quel rapporto di fiducia, per cui io, persona fisica, mi fido di te e ti affido i miei dati. Ho voluto sottolineare per rafforzare il concetto che avevo espresso col discorso del regolamento. Ancora, effettuazione dell'analisi dei rischi privacy. È certo che con lo smart working aumentano i rischi privacy. Qualcuno lo ha detto negli interventi precedenti. Nel momento io in cui faccio utilizzare strumenti di proprietà di un dipendente, le connessioni di casa da casa sua, tutto questo può comportare dei rischi sulla privacy, certo, e io li devo analizzare. Un'attenzione, sottolineo, quando parlo di rischi privacy, i rischi privacy sono i rischi che corrono gli interessati. Non è la valutazione del rischio che fa l'azienda, e cioè la potenziale multa che posso prendere se non sono conforme al regolamento. Quello sì va fatto, e va fatto nella valutazione dei rischi aziendali. La valutazione dei rischi privacy, come viene richiesta dal regolamento, è: quali rischi i tuoi trattamenti potenzialmente possono far correre agli interessati? I dati degli interessati cosa potrebbero subire con i tuoi trattamenti? E questi sono, è la valutazione dei rischi che deve essere fatta. Predisposizione di documentazione, ripeto, tutte queste attività devono essere fatte da tutti, anche dal singolo professionista, in modo ovviamente proporzionato alla propria realtà. La gestione delle violazioni, la gestione dei diritti degli interessati, privacy by design e by default. È un aspetto importante in cui con il titolare, ogni volta che effettua dei nuovi trattamenti, deve prevedere in modo dall'inizio, prima della progettazione, che cosa succede. Devo predisporre la privacy all'interno del sistema che sto predisponendo. Nel caso di smart working, una nuova modalità, qualcuno magari già ce l'aveva, l'aveva valutato, ma chi lo fa in una nuova modalità o sicuramente in modo più massivo deve anche tener conto di questo, come anche il regolamento d'utilizzo degli strumenti aziendali. Perché è vero che il dipendente può utilizzare il proprio PC, ma se si collega col proprio PC alla rete aziendale, sta utilizzando la rete aziendale con il proprio PC, e quindi io devo dargli delle regole per consentire un corretto utilizzo della rete aziendale e in questo caso dei dati personali che poi eventualmente con i quali viene in contatto. La valutazione dell'accountability, vi ricordate cos'è l'accountability? In ogni attività io faccio devo costruire un documento che dimostri che ho ponderato quel tipo di soluzione. L'adozione e misura di tutela dei sistemi informativi è stato fatto negli interventi precedenti, sono state date delle indicazioni. Sicuramente io devo tutelare i sistemi informativi anche da intrusioni, nel momento in cui do l'accesso esterno ad altri in modo diverso da come era fatto nella modalità precedente. Questi sono altri passi da compiere: nomine del responsabile del trattamento, linee guida di valutazione dei fornitori, predisposizione di clausole per chi non tratta dati personali, istruzione per la conservazione e la distruzione, eventuali DPIA, non ho evidenziato nulla in eretto, cosa che invece c'è nella slide successiva, l'ultima sui passi da compiere. Predisposizione per corsi di istruzione per il personale, adeguamento organizzativo, valutazione se serve ed eventualmente nominare il DPO, revisione continua del sistema privacy aziendale. Revisione continua, ovviamente, nel momento in cui faccio delle attività nuove devo prevedere la revisione, l'adeguamento del sistema privacy aziendale. Ritorno però sul concetto, sulla prima riga, i percorsi di istruzione. È stato detto, sono fondamentali non solo perché il regolamento stesso dice che il titolare deve dare istruzioni a tutti coloro che trattano i dati personali, ma perché io devo creare cultura e consapevolezza nella popolazione aziendale. Popolazione aziendale che può essere anche me stesso. Perché? Perché nel momento in cui io la consapevolezza, la norma, la applico, non perché mi obbligano e mi dicono devi fare così, ma perché capisco la motivazione, cosa c'è dietro, cos'è che diventa strategico per l'azienda, perché è strategico per l'azienda porre questa attenzione sui dati personali. Perché se succede qualche cosa e si rompe il patto di fiducia,
probabilmente il rischio è che i miei interlocutori, i miei interessati, i miei clienti se ne vanno. Il problema della sanzione arriva dopo. Io ho un problema più strategico se tutti i miei clienti se ne vanno perché non si fidano più di me. Quindi creare consapevolezza all'interno dell'organizzazione è sì previsto dal regolamento, ma è un passo strategico che fa vedere anche quanto il titolare è realmente interessato alla protezione dei dati personali, non solo perché lo obbliga la legge, ma perché è un suo fatto strategico. Andando avanti velocemente, perché il tempo stringe e devo arrivare anche ai passi successivi, qualche suggerimento per capire a che punto sono rispetto a tutto quello che abbiamo visto, sia le parti in grassetto che no. E qui io vi ho formulato alcune domande. Quanto di questo è stato fatto nelle vostre organizzazioni? Ripeto, l'organizzazione può essere la multinazionale, ma anche il singolo professionista. Siamo certi che quanto predisposto risulti conforme al regolamento? Questo lo dico perché adesso, con il nuovo regolamento, sono fioriti esperti di privacy da un giorno all'altro. Esperti di privacy che continuano a far fare le informative ai sensi del codice della privacy. Per cui è importante fare una valutazione corretta su chi si sta prendendo come partner per fare le attività sulla protezione dei dati personali. Ed è corretto fare investimenti anche all'interno, formare delle persone, ma è bene farle formare a persone che sappiano effettivamente dell'argomento e che non siano improvvisati. Potete garantire ai vostri interessati la protezione dei loro dati personali a voi affidati? Sareste in grado di sostenere un'ispezione dell'autorità garante o del nucleo speciale privacy? Se a questa domanda ma avete qualche dubbio, forse è il caso di andare a rivedere qualche cosa. Venendo invece agli obblighi della sicurezza delle infrastrutture, non mi soffermo perché molte cose sono state dette. Vi evidenzio soltanto, questo è l'articolo 32 che parla della sicurezza delle infrastrutture, che dice: tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Torna il concetto che abbiamo espresso prima. La valutazione deve essere fatta sulla singola realtà in base a quelli che sono i rischi che potrebbero correre i dati personali che mi sono stati affidati. Ricordo che i dati personali non sono di proprietà dell'organizzazione, ma deve rispettare quella fiducia che ha chiesto a chi glieli ha dati, e quindi deve mettere in piedi misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Qui avevo fatto alcuni cenni, li scorro velocemente perché sono stati affrontati. Quello che vi evidenzio sicuramente, il tema del cloud anche deve essere valutato perché ha un impatto sulla protezione dei dati personali. Le piattaforme di videoconferenza, le piattaforme di videoconferenza hanno dei problemi sulla gestione della privacy, e adesso con alcune cose che sono successe, alcune si stanno migliorando i propri sistemi di protezione. Vi segnalo che la protezione dei dati personali non si esaurisce con il tema del mondo informatico, ma vale anche per tutti i sistemi di cartacei dove sono tenuti i dati personali. Infine è stato accennato il tema dell'IoT, impatta pesantemente sui dati personali. Un frigorifero che mi dice hai finito il latte potrebbe trasferire l'informazione che io sono consumatore di latte a mia insaputa a qualcuno, e questo non è corretto per le norme sulla protezione dei dati personali. Detto questo, adesso ho messo nuovamente la slide sul regolamento perché parliamo di attualità. Cosa è successo ultimamente? Il regolamento che cosa fa? Cerca di regolamentare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea. Perché sottolineato all'interno dell'Unione Europea? Perché fuori dal nostro territorio non si sa qual è la legge vigente. Quindi, mandando i dati fuori dall'Unione Europea, un interessato potrebbe più non avere la possibilità di controllare, il regolamento dà degli strumenti, i propri dati personali.
E questo aspetto è stato preso in è stato oggetto di verifica da parte di questo signore, Maximilian Schrems. Questo ragazzo è dell'87, è un austriaco. Nel 2013 iniziò a preparare un faldone nei confronti di Facebook, perché diceva: Facebook non tratta in modo corretto i miei dati personali, e Facebook li trasferisce fuori dall'Unione Europea. Quello che vi ho detto vale per il regolamento, ma valeva anche per le norme che c'erano prima. Per cui ha presentato un ricorso all'autorità garante irlandese. L'autorità garante irlandese l'ha respinta. È andato, ha fatto tutto l'iter fino ad arrivare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto: signori, ha ragione, fuori dall'Unione Europea ci sono alcune, in questo caso, scusate, la premessa, stava ovviamente riferendosi a quelli che sono gli accordi internazionali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che erano regolamentati dal cosiddetto scudo privacy. E la Corte di Giustizia ha detto: non va bene lo scudo privacy, non tutela adeguatamente i dati personali. Quindi l'Unione Europea e gli Stati Uniti si sono messi in fermento e nel giro di 2 anni hanno fatto uscire una nuova norma, un nuovo regolamento, il Privacy Shield, che consentiva agli dati europei di essere trasferiti in organizzazioni americane che aderivano a questo Privacy Shield. Schrems non è stato contento e sempre nei confronti di Facebook ha presentato ricorso. Questo ricorso è arrivato alla Corte di Giustizia. Il 16 giugno, quindi stiamo parlando di poco tempo fa, la Corte di Giustizia europea ha detto: ha ragione, il Privacy Shield non consente di tutelare i dati personali che vanno negli Stati Uniti. Questo perché? Perché negli Stati Uniti esistono due leggi statali, e sono il FISA 702 e un Executive Order, che consentono ad alcuni organi statali di acquisire tutte le informazioni che sono in possesso di chi? Di tutti quelli che, grosso modo, per capirci, sono le organizzazioni che si occupano del vostro, di quello che è stato identificato come terzo settore. Tutti quelli che hanno connessioni internet, che gestiscono reti, che hanno servizi, tutti i grandi player sono coinvolti da questa tematica. Si è aperto un buco nero. Questo è un cigno. Non sappiamo ancora di colore, va a chiudere. Non sappiamo ancora di quale colore, ma in questo momento siamo tutti in attesa di capire cosa bisogna fare. Perché? In punta di diritto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea vieta i trasferimenti nelle strutture che sono gestite da società americane, perché in qualsiasi momento lo Stato americano può intervenire e prendere i dati personali in esso contenuti. Quindi siamo in attesa, l'autorità garante non si è pronunciata, l'autorità francese ha dato delle indicazioni dicendo: stiamo valutando, l'autorità tedesca ha detto: ma secondo me è meglio bloccare. Venerdì, consesso che riunisce tutte le autorità garanti europee ha detto: bisogna rispettare la sentenza della Corte europea. E quindi in teoria, in mancanza di altre soluzioni che in questo momento non si vedono nei soggetti del terzo settore che sono di società americane, i trasferimenti e i trattamenti di dati personali dovrebbero essere interrotti. Vi cercheremo di sapere, il consiglio in questo momento è di mantenersi aggiornati e vedere che cosa succede, perché il rischio in questo momento, nessuno in Europa è preparato per andare a sostituire tutte quelle che sono le infrastrutture americane che abbiamo a disposizione. Il tempo ovviamente era limitato, ho provato a darvi delle indicazioni. A quel punto la frase iniziale però io la trasformo così: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma se avete maggiore consapevolezza adesso lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Vi ringrazio per l'attenzione, lascio i miei riferimenti, le slide poi so che saranno distribuite e troverete anche i miei riferimenti per eventualmente approfondire informazioni, necessità e altro. Grazie, scusate se ho preso qualche minuto in più. Prego, ingegner Ferra. Grazie per l'intervento, perfetto, quindi con questo terzo intervento abbiamo illustrato il sistema di gestione privacy
Volevo solamente giusto aggiornare i partecipanti che alle domande che stanno pervenendo in chat troveranno risposte alla fine, quindi dopo il quarto intervento, cercheremo di rispondere a tutte le domande o parte di esse, forte che abbiamo sempre una limitazione temporale. Andiamo avanti con l'ultimo intervento del convegno, profili etici della nuova privacy, e do la parola all'avvocato Claudio Maria Lamberti. Prego, avvocato. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, mi sentite bene? Non è tanto importante che mi vediate, ma che mi sentite, quindi se mi La sentite vediamo, così. la scriviamo, la vediamo. Perfetto. Io so che i saluti, i ringraziamenti non si ripetono, io invece ripeterò sia i saluti che i ringraziamenti. Devo dire la verità, sono stato accolto nel migliore dei modi e per tutto il percorso che si è trattato appunto nel convegno, devo dire la verità, ho visto che sono stati toccati tutti i punti e ringrazio anche gli altri relatori del fatto che hanno toccato dei punti anche sostanzialmente legali, perché in questo modo se c'è un intervento assolutamente laterale, tutto legato più alla filosofia del diritto della privacy a questo punto, piuttosto che al diritto stesso, anche coraggiosamente, in qualche modo laterale, perché penso che la cosa importante sia anche quella di affrontare l'argomento, con una consapevolezza che parte dal sistema siamo inseriti. Inoltre, devo dire la verità. Effettivamente è solo tramite il Covid che certo non possiamo ringraziare un virus così potente, però tramite lo smart working noi siamo riusciti, voi siete riusciti, voi ordini con le vostre sinergie siete riusciti a creare uno scenario di compartecipazione che normalmente appunto avrebbe impiegato una dimensione spaziale pari a quella di uno stadio, perché per mettere insieme tutte queste persone e peraltro anche con distanziamento, evidentemente ci voleva uno stadio. Quindi dobbiamo in effetti ringraziare un po' anche tutte le strutture e l'impegno che c'è stato per ottenere un risultato che fino a questo punto, tolgo da mezzo il mio intervento che ancora non c'è stato, mi sembra di grandissimo pregio. Allora, se posso a questo punto inizierei a condividere le mie slide, un attimo solo. Ecco qua, ora lo vedete così. E poi lo vedete anche così, quindi in effetti credo di aver condiviso anche diciamo in schermo massimo. Partendo da ovviamente il moderatore mi interrompa quando è arrivato il momento perché così posso capire quando accelerare un attimo. Devo dire la verità, già da questa prima slide fondamentalmente si capisce tutto, cioè il fatto che noi siamo abituati a gestire la nostra realtà toccandola con mano. Questa è una cosa che non è più possibile al giorno d'oggi. Ed in effetti anche la stessa foto che state guardando non esiste, perché questo che dovrebbe essere il quadro di Caravaggio del San Tommaso che tocca il costato di Gesù, in realtà è stato in effetti edulcorato ed è stato trasformato in qualcosa di diverso. E in questo c'è anche la sintesi fondamentalmente di quello che ci può accadere, cioè che in un contesto ampio come il nostro abbiamo la percezione di una realtà che accettiamo come tale, perché a noi interessa la sostanza, però fondamentalmente non è quella più che corretta, e cioè quella del quadro vero. Vediamo se... scusate. Ecco qua. In questi giorni ho avuto modo di sfogliare i giornali e mi è capitato di vedere questo appello, che peraltro è stato fatto da diciamo degli interlocutori di primissimo livello. E quindi nella ricerca di quelli che sono gli elementi fondamentali da tenere in considerazione per questo nostro incontro, ho trovato l'appello fatto dal gruppo in qualche modo capeggiato da Marco Bentivogli sul 5G. Il 5G può accelerare la rinascita del paese. Si parla di coronavirus, si parla di tecnologie digitali, si parla di smart working, quindi in effetti sono le materie delle quali ci occupiamo oggi. Si parla di didattica a distanza, perché quando si parla di smart working, in effetti si parla anche di DAD, di didattica a distanza.
si parla delle carenze strutturali della nostra rete in termini di copertura territoriale, capillarità, velocità, affidabilità di banda, insomma problemi di carattere strutturale. Non abbiamo ancora le strutture, le infrastrutture per poi costruire le nostre città digitali. Si parla però della possibilità che il 5G possa accelerare i tempi della ripresa, quindi evidentemente è la soluzione. Ma capiamo effettivamente quanto il 5G si inserisce all'interno di un contesto nel quale c'è la parte umana e la parte digitale, come questa, in effetti, questo 5G va a vantaggio dell'una o dell'altra. Ecco, Internet of Things, un vero e proprio ecosistema digitale. Quindi, in effetti, per quelli che sono gli elementi che vedo all'interno di questo articolo, sono stati trattati fondamentalmente tutti i punti, che cosa è importante ritenere? Forse è importante ritenere l'unica parola vera che ci interessa in questa fase, cioè ecosistema. Partiamo da questo presupposto, cioè in quale ecosistema noi siamo inseriti come esseri biologici avendo a contatto con il digitale. Siamo, e questa è la mia agenda, siamo veramente nell'antropocene o ancora nell'antropocene? Abbiamo definito bene l'intelligenza artificiale, big data, l'algoritmo, il concetto di larga scala, o siamo ancora alla ricerca di una definizione di questo tipo? E qui poi passo al terzo argomento che forse riusciamo a prendere, cioè mercatorietà e non mercatorietà del dato personale. Un dato personale che fondamentalmente è il mattone della materia, che essere un dato compravendibile o non compravendibile, mercatoriabile o non mercatoriabile. In effetti uno dei contenuti etici della questione di oggi è proprio legato alla possibilità di poterle liberamente disporre oppure di non poterle disporre. Poi Schrems 2, il Privacy Shield, poi alcuni corollari e alcune conclusioni. Passo direttamente alla prima. Siamo veramente nell'antropocene? Basta leggere, in effetti. Il periodo che stiamo attraversando è una nuova era geologica chiamata antropocene. In questa stagione geologica ciò che produce le mutazioni del nostro pianeta non sono i terremoti, siamo abituati a pensare così, l'impatto degli asteroidi, le glaciazioni, qualche eruzione, bensì l'uomo. Ma siamo davvero in questa stagione? L'uomo ha perso in realtà la sua centralità almeno 4 volte. E qui il mio esercizio diventa sempre più difficile perché cerco di essere semplice e non banale, e la linea evidentemente è sottile. Però mi salvo perché poi sono tutti concetti che rimangono delle questioni aperte, quindi è come tracciare un orizzonte che poi è affidato alla percezione di ognuno di noi. Secondo me, il mio punto di vista, ma è quello che poi dopo ho mutuato da tutta una serie di letture che in questi anni ho sviluppato, l'uomo ha perso la sua centralità almeno 4 volte. Con Copernico, la Terra non è più al centro dell'universo. Con Darwin, l'uomo non è al centro della biosfera, ma subisce l'evoluzione così come ogni altro essere vivente. Con Freud, l'uomo non è padrone nemmeno della sua mente dominata dall'inconscio, immaginavamo invece di essere perlomeno padroni responsabili del nostro io, e non è nemmeno così. E con Turing, l'uomo non è padrone della logica dei comportamenti ed è sconfitto dalla macchina. Iniziavamo ad abituarci a questa idea, la stavamo gestendo, stavamo trovando la nostra responsabilità e corresponsabilità all'interno del mondo che è ormai dominato da questa dualità biologico-digitale, che è arrivato il Covid. Con il Covid, ancora una volta, l'uomo non è più al centro nemmeno del modello di sopravvivenza vincente, nel senso che evidentemente ci troviamo ad essere vulnerabili biologicamente ed immaturi digitalmente. Questo elemento di vulnerabilità biologica e di immaturità digitale ci porta a le questioni di cui dibattiamo proprio oggi, perché il Covid ha amplificato ed ha accelerato ogni trasformazione, e la trasformazione può essere soltanto di tipo digitale. All'interno di una trasformazione digitale è dato all'uomo la possibilità, con la sua intelligenza, di trovare il posto biologico, analogico, che più gli rende la giusta dignità. Se l'uomo si stava adattando a fatica a convivere con il digitale, con il Covid deve adesso
attuare una convivenza forzosa, immediata, obbligatoria e prolungata con il digitale. E tale fenomeno crea non pochi problemi di adattamento. È per questo che poi dopo nasce uno smart working da modulare, che non abbiamo ancora nemmeno capito cosa significhi in termini di definizione esatta, o di didattica a distanza, o nelle forme appunto di nuova comunicazione che deve elidere la parte personale. Per effetto del virus si amplifica un bisogno, io dico emerge un bisogno, ma in realtà era già consapevole in tantissimi di noi, più o meno consapevole negli altri, di definire un nuovo postumanismo, o almeno un postumanismo dai confini differenti da quelli tradizionali, certo non più antropocentrico. E per l'uomo questa è una grande sconfitta, il fatto di non essere più al centro di tutte queste realtà, il fatto di non avere più la possibilità di gestire tutte le sue risorse immaginando di essere l'unico attore di queste risorse, evidentemente è una bella sfida. Andiamo quindi verso un'epoca e un'etica diversa, fatta della memoria del passato, di quello che l'uomo era, e di una visione necessaria del nostro futuro. Ma non siamo, o almeno non siamo più, nell'antropocene. Ma allora, qual è il nostro nuovo ecosistema? L'ecosistema imposto dal digitale, forse, cioè l'infosfera. E qui alcune piccole definizioni, che sono delle statuizioni di principio che posso dimostrare fino a un certo punto per il piccolo tempo che mi è dato a disposizione. Nell'infosfera l'individuo non è un individuum, non è più indivisibile, ma è diviso in tanti elementi ed è fondamentalmente un consumatore. Nell'infosfera la visione è di carattere algoritmico ed è sempre in piena luce ed è portatrice di una nuova falsa comfort zone, che è il consenso. Si va appresso a caccia del like, inteso anche come mancanza di dissenso. Facebook ha immaginato di poter introdurre tutta una serie di emoticons e difatti le utilizziamo, ma quello che non ha introdotto, che pure voleva introdurre, era il dislike, perché il dislike non favorisce la formazione di un ecosistema di comfort. Nel momento nel quale io ho un dislike da parte di qualcuno, tendo ad abbandonare quello scenario. Invece nello scenario io ci devo rimanere, perché quello è lo scenario nel quale mi sento confortevole e quindi posso diventare poi dopo consumatore. È uno scenario di un'opinione che man mano è sempre più massificata, perché si basa sullo yes, si basa sul like, si basa sul consenso e non sul dissenso, e quindi fondamentalmente crea una percezione della realtà massificata. È per questo che abbiamo immaginato che la slide, la primissima, nella quale c'era San Tommaso, fosse effettivamente quello il quadro, in realtà non era quello. E qui passiamo a altri elementi che pure compongono come dei corollari queste stesse statuizioni. Fondamentalmente l'infosfera si basa su degli algoritmi di raccomandazione che sono poi delle pressioni che arrivano al momento del consumo. Sono pilastri di modelli di business dei social e dell'e-commerce. Favoriscono la disinformazione, la nascita di fake news e di hate speech, che sono comunque dei contenuti per quanto negativi. Ecco, questo è il negativo che si può permettere l'infosfera. L'hate speech e la fake news, ma che fondamentalmente comunque creano un contenuto di tipo polarizzante, aggregano delle persone, creano un cluster nel quale queste persone si riconoscono e poi comunque spendono. L'obiettivo è la sovversione del disegno che invece è tutto comunitario ed è raggiunto dalla comunità europea, cioè quello della concorrenza, perché viene ridisegnato il limen geografico ed economico del mondo sulla base di contorni differenti che sono legati a un prezzo di tipo targettizzato. Claudio, Giuseppe ed altri soggetti, praticamente tutti, hanno un loro prezzo. E se voi andate sul sito di Tesla per comprare la macchina, il primo giorno esce un determinato prezzo, il secondo giorno esce un altro, il terzo un altro, e a seconda della quantità di volte che ci andate, il prezzo varia e cambia, e questo fondamentalmente scardina
quello che è un pilastro della comunità europea, e cioè che tutto si deve fondare su un concetto di concorrenza. Questa cosa qua, quando uno la riconosce, mortifica l'animo della persona al punto tale che si capisce come un disvelamento che quello che è un atto di libertà o viene immaginato come un atto di libertà, in realtà non lo è più, ma è un atto compulsivo determinato da una comfort zone nella quale abbiamo avuto talmente tanto consenso che poi compriamo sulla base del prezzo che stabiliscono loro. Ora, io non voglio demonizzare i social, perché noi li stiamo utilizzando proprio in questo momento, stiamo utilizzando un'infrastruttura che, come ho detto, ci ha consentito e ci consente di fare comunicazione con tantissime centinaia di persone che non avremmo potuto incontrare certo di persona. Però bisogna utilizzare quello che scrissi un tempo, e poi dopo lo vedremo anche, una certa prudenza e cautela. Ancora non era nato nemmeno il concetto di accountability, e quindi ho utilizzato il termine di cautela fondamentalmente per la gestione del proprio dato personale, delle proprie azioni nella infosfera. Ecco, come questa visione economica in effetti prende piede, evidentemente la slide è molto semplificata, ma è riportata all'interno di una report tecnico economistico che si basa appunto su uno studio tra intelligenza artificiale, pricing algoritmico e collusione. Abbiamo tre prezzi fondamentalmente: un prezzo cooperativo, che in effetti è un prezzo nel quale c'è una cooperazione piena e completa da parte di società, abbiamo due strisce, un agente 1 e un agente 2 in rosso e in blu, che sono fondamentalmente i prezzi di due oggetti omogenei che stanno nella stessa fascia di mercato, per così dire. Si è fatto un test e si è analizzato la risposta dell'algoritmo di determinazione del prezzo dell'uno rispetto a quell'altro. Questi sono algoritmi che sono stati studiati e che vengono utilizzati senza che ci sia un intervento ogni volta puntuale da parte dell'operatore. Quindi li si è messi lì a fare sempre meglio, ad imparare dai propri errori. Sono fondamentalmente oggetti di intelligenza artificiale applicata ad un prezzo fondamentalmente autonomi. Questa è la cosa incredibile. Cosa accade? Che se il prezzo di agente 1 viene portato repentinamente verso il basso, il prezzo di agente 2 si comporta specularmente allo stesso modo e quasi inconsciamente, utilizzo un termine volutamente biologico, ma che non dovrei utilizzare visto che si parla di intelligenza artificiale, iniziano a cooperare su una linea di prezzi che è stata modificata in modo aberrante e che poi piano piano li riporta a un prezzo collusivo un'altra volta. Questa variazione è stata registrata all'interno di questo studio come una variazione molto preoccupante, perché sono variazioni di prezzo econometriche che si basano su dei comportamenti di mercato che vengono gestiti interamente dalle macchine, interamente da intelligenza artificiale. Quindi quando poi il presidente del CNIL, che è il garante francese, si esprime in una convention molto bella che c'è stata a Bruxelles 2 anni fa, in questo modo evidentemente c'è da pensare. Questa crisi dei dati non è solo una crisi di fiducia nell'uso dei dati personali, è la sensazione che sia stata costruita un'intera società digitale senza di noi. È un rubare tessuto, è un rubare tessuto connettivo personale e tessuto connettivo relazionale tra due soggetti che normalmente pensano di rapportarsi in modo biologico. Non è più così. Che questa società digitale stia facendo delle scelte sulle libertà, sulle organizzazioni, sulla visione della vita, e che non siamo più padroni di queste scelte. Evidentemente, arrivando, e qui permettetemi anche questa digressione, su che cosa proteggiamo, che cosa è minacciato, accolgo pienamente tutto quello che si è detto prima, perché in sede tecnica poi queste cose
devono essere affrontate anche proprio con le norme, con tutte le cautele del caso, ma qui noi dobbiamo proteggere, imparare a proteggere sia la nostra identità, il nostro essere individui, il fatto di rimanere indivisibili sia biologicamente che digitalmente. Anche perché una realtà e una identità digitale ormai ci appartiene. Quando ci rubano i dati, non stanno rubando soltanto, ci rubano, li perdiamo, c'è un data breach, c'è tutta quell'aberrazione legata al dato, non stiamo perdendo, non stanno violando soltanto la nostra identità biologica, che quindi ha delle ripercussioni fisiche su di noi, ma stanno violando la nostra identità, che è una anche quella digitale, che ormai appartiene a noi. È come se fosse una sorta di aura che ci avvolge, un bozzolo nel quale il pesciolino quando dorme si avvolge durante la notte. Ok? Ecco, questa cosa qui è anche questa, fa parte ormai di noi e va gestita allo stesso modo. Così come io faccio speed e creo una mia identità digitale, una carta di credito, eccetera, le measure del digitale, in effetti la nostra clusterizzazione, il nostro profilo, l'hanno già costruito, noi ce l'abbiamo già la nostra identità digitale. Vado avanti. Ecco, questa è anche questa è una coraggiosa slide che parla appunto di Marie Curie. Noi non siamo ancora in grado, dopo tanti anni, di definire nel modo giusto, e definire in scienza vuol dire capire. Non siamo in grado di definire ancora big data, non siamo in grado ancora di definire algoritmo né di larga scala, e siamo alla ricerca di questa definizione. È una sorta di Justeron Proteron, fondamentalmente è un modo attraverso il quale l'invenzione dell'uomo diventa sua scoperta e viene trattata non come invenzione, e cioè una invenzione nella quale l'uomo, che è artefice, è pienamente consapevole di tutte le potenzialità di questa invenzione. Stiamo parlando di internet in generale, ma fondamentalmente dell'intelligenza artificiale, di tutti questi elementi, di tutte le loro qualità, ma viene trattata come una scoperta scientifica, così come Marie Curie alla fine scoprì il radio, la radioattività, e fondamentalmente era trattato come una scoperta scientifica, con tutti i danni che questa scoperta scientifica ha creato. Noi più moderni di Marie Curie abbiamo inventato internet, abbiamo inventato le nuove tecnologie, le abbiamo implementate, le abbiamo rese ancora più performanti, fino al punto tale che non c'è più latenza nella risposta, nella comunicazione dell'Internet of Things tra le cose si parlano tra di loro senza nessuna latenza, quindi fondamentalmente in modo biologico, al punto tale che noi non siamo in grado nemmeno di dominarle, e quindi le utilizziamo come una scoperta scientifica. Questa era la tavola degli elementi di Mendeleev, e questa è la tavola degli elementi al giorno d'oggi. Io non so collocare la nostra consapevolezza del digitale, ma se devo essere onesto, fondamentalmente la collocherei forse più nella prima fotografia piuttosto che nella seconda. Noi siamo ancora in condizione, e è necessario che scopriamo ancora di più del digitale che noi stessi abbiamo inventato. E qui, in effetti, perché mi appassionano questi temi? Perché nel 2015, senza fare offesa all'intelligenza di nessuno, però nel 2015 ho dato una mano per la scrittura di questa dichiarazione scritta al Parlamento europeo, e ho dato una mano anche in modo incisivo sui dilemmi etici in relazione all'innovazione tecnologica. Era del 2015, quindi anche prima dell'avvento del GDPR, in effetti, e si scriveva, mettiamola così, si scriveva in questi termini.
L'intelligenza artificiale sufficientemente avanzata, qui ci sono ancora termini primordiali perché non erano ancora nati, non erano ancora coniati i termini che poi sono stati inseriti all'interno del PNRR. Allora, perdoni per l'intervento, sì. Ho 5 minuti, gli ultimi 5 minuti. Okay. Perfetto, allora vado velocissimo perché voglio dire, qua ci potremmo trattenere per tantissimo, però io l'ho avvisata. L'intelligenza artificiale è sufficientemente avanzata per replicare le abilità umane e le estrazioni di dati e di testi, il machine learning fondamentalmente, stanno invadendo la società e permettendo di raggiungere livelli di conoscenza senza precedenti. È importante considerare attentamente la portata e l'intensità dell'utilizzo della tecnologia, dal momento che una quantità crescente di informazioni in forma aggregata, qui mi riallaccio al dato, anche al dato inferito che è proprio dei giorni nostri, potrebbe essere sfruttata dalle imprese o dai governi per violare la vita privata, creare monopoli e manipolare le scelte dei consumatori. Ecco, si iniziava. Il dibattito su tali questioni solleva pertanto seri problemi di natura etica e morale che richiedono scelte multidisciplinari, quindi ben venga il fatto che si facciano convegni nei quali c'è l'avvocato amministrativista che si occupa del public, della trasparenza amministrativa e della privacy e che gioca anche in utroco sull'etica del digitale, la presenza degli ingegneri così specialistica e nello stesso tempo così puntuale e affilata su tutti questi temi, e quindi io mi rendo disponibile a qualsiasi tipo di ulteriore interlocuzione si voglia fare, purché ci mettiate il cameo dell'etica, che è secondo me un approccio laterale ma sempre necessario per creare una consapevolezza maggiore. Il dibattito su tali questioni solleva pertanto seri problemi di natura etica e morale che richiedono scelte multidisciplinari affinché l'utilizzo della tecnologia si basi su criteri quali la consapevolezza e la prudenza. La consapevolezza e la prudenza all'epoca adesso si potrebbe parlare di propriocezione digitale, essendo che la percezione digitale appartiene al mondo biologico, la propriocezione è la percezione del proprio io all'interno di un contesto, la propriocezione digitale in effetti è la consapevolezza di stare gestendo se stessi e la propria ombra digitale. In che modo ci rivolgiamo a questa ombra digitale e la facciamo gestire le nostre cose nel modo più giusto? Riportando la tecnologia al suo ruolo strumentale. Vado avanti. Questo è appunto un momento di adesso, cioè il 28 febbraio del 2020, si creano le coscienze necessarie anche a livello interdisciplinare. Monsignor Paglia appunto ha siglato un appello, cioè la Rome Call for AI Ethics, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, presente anche il direttore generale della FAO, Brad Smith, presidente di Microsoft, Paola Pisano, ministro per l'innovazione, John Kelly, vicepresidente di IBM, con la partecipazione ancora del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Questo è del 28, però ecco, immaginiamo che dal 2015 abbiamo atteso tanti anni per arrivare a una consapevolezza sotto forma di un dichiarazione di principio che voi trovate su internet, che è di 3-4 pagine, nella quale si parla di come dovrebbe essere impostata l'interpretazione sulla intelligenza artificiale. Siamo in termini di scoperta gestendo una nostra invenzione, c'è qualche cosa che secondo me va tarato meglio, ed è il 28 febbraio del 2020. Questo invece è del 24 luglio del 2020, cioè di qualche giorno fa. Internet, diritto umano, ce l'abbiamo fatta, direi. Sassoli, Parlamento UE pronto alla sfida. Doppio appuntamento dell'agenda europea già subito dopo l'estate. Il contenuto della dichiarazione di Sassoli, in effetti, dice: mai come in questi mesi di lockdown, migliaia di persone in Europa e nel mondo hanno dovuto lavorare, studiare, acquistare cibo, comunicare, quindi anche smart working. La consapevolezza e quindi la trasparenza è la base prioritaria. Non si tratta di tempestare di apps gli utenti, non si tratta di renderli ancora di più consumatori, lo sono già. Si tratta di invece assicurare trasparenza e informazioni in modo che ognuno abbia la capacità di capire e decidere, ognuno abbia la consapevolezza e direi la propria
propriocezione digitale al punto tale da poter decidere responsabilmente, senza cadere in meccanismi di like o dislike. Vado avanti, mercatorietà, non mercatorietà, vado avanti con Franza, dopodiché appunto mi... Allora, la prego di concludere, grazie. Okay. Allora salto tutto quello che avevo immaginato per voi, tanto poi dopo vi invio le slides e arrivo, ecco scusate, arrivo a questa che è, secondo me è l'ultima slide sulla quale c'è il mio contenuto, cioè occorre fondamentalmente una nuova metafisica della relazione, basata non tanto sul nodo, sulla res, sulla definizione della cosa. La cosa è definita a seconda dell'interlocutore. La cosa è definita diversamente, il bene è definito diversamente a seconda di chi lo interpreta e chi lo guarda. Ma bisogna guardare di più alla interazione. Più che sugli oggetti, la nuova metafisica della relazione deve essere basata sulle connessioni. L'essere in relazione, la vera interazione, è un criterio ontologico più efficace ormai al giorno d'oggi di quello della sostanza per determinare oggi cosa esiste e cosa no, cosa possiamo definire reale, dipende dal modo in cui noi interagiamo su quell'oggetto. Per determinare oggi cosa esiste e cosa no, è che dà più senso alla nostra esperienza. Più che definire una res, un oggetto irreale, un fatto, è più efficace definire una modalità di interazione con questa res attraverso l'oggetto stesso, il reale, il fatto che sia un'app o che sia un software. A questo punto, appunto, aggiungo l'ultima slide, che è il mio ringraziamento affettuoso, devo dire veramente, per avermi ascoltato. Questi sono i miei riferimenti, poi dopo vi passo le slide e magari qualche altro piccolo contenuto che c'era all'interno potrà essere disponibile. Grazie veramente. E finisco la condivisione e poi dopo do parola agli altri. Grazie avvocato, chiarissimo anche l'intervento, quindi abbiamo concluso i nostri interventi in scaletta, quindi mi accingo a leggere qualche domanda che abbiamo ricevuto in chat. È ovvio, ne abbiamo ricevute tante, non potremo rispondere a tutte, quindi ne abbiamo filtrata qualcuno in particolare. Allora vado. Allora, c'è una domanda riferita, la riferiamo all'ingegner Del Pizzo. Luca, ci sei? Ci sono, mi senti? Perfetto. E la domanda che volevo porti, in realtà ce la pone Michele Miele, è scambio dalle aziende. No, nella didattica a distanza è possibile installare una VPN per rendere più sicura la comunicazione tra docenti e studenti? Ok, sì, allora l'amico Michele, giusto il nome? Sì, sì. Ok, allora per chi non sapesse, la VPN consente di mettere in piedi una rete tra mittente e destinatario cifrata. Quindi le informazioni che viaggiano sul canale non sicuro, che è quello internet, lo rende sicuro perché aumenta il livello di sicurezza e quindi tutte le informazioni possono essere lette, o meglio, decifrate solamente dai due dispositivi, quindi mittente e destinatario. Ora lui chiede se è possibile applicare questa rete nella didattica a distanza. Ora, certo che si può, bisogna acquisire la VPN, possibilmente non gratuita, perché purtroppo quelle gratuite non sempre assicurano un livello di sicurezza, anzi alcune volte è meglio non averla che averla. Si può assolutamente fare. Tieni presente che per la didattica a distanza ci sono molte applicazioni di videoconference che applicano già una crittografia cosiddetta end-to-end, che diversamente dalla classica crittografia, solamente i dispositivi finali
possono decifrare i messaggi, cioè non vi è un dispositivo terzo che solitamente è il server dell'azienda che ha le chiavi per cifrare, ma come WhatsApp applica crittografia end-to-end, significa che solamente i due smartphone che stanno comunicando hanno la possibilità di leggere quei messaggi. Terzi, anche la stessa azienda che fornisce l'applicazione, non ha la possibilità di decifrare queste informazioni. Quindi ti suggerisco anche di dare un'occhiata su questo. Allora, se vuoi mettere in VPN lo puoi fare, però chiaramente devi andare a cercare tra le soluzioni presenti sul mercato quella che sia più efficace ed efficiente, soprattutto dal punto di vista della sicurezza in questo caso. Quindi mantenere anche un certo livello sui tempi di risposta. Quindi la risposta è sì, è chiaro che affiancato ci deve essere un'analisi di mercato fatta in maniera coerente e Perfetto, grazie ingegnere. La seconda domanda è per il dottor Gargano. Uno studio professionale, quindi piccole dimensioni, può o deve adottare il GDPR ed avere un DPO? Quindi sono due le domande. Allora, grazie per la domanda. La risposta secca alla prima è sì, non è che lo deve adottare, deve conformarsi alla legge. Il regolamento all'articolo 3 definisce che tutte le organizzazioni, anche se le chiama in modo diverso, che hanno sede nel territorio dell'Unione Europea devono conformarsi al regolamento. Non fa distinzione tra piccole e grandi, multinazionale, pubblico, privato, no profit, tutti quanti devono conformarsi al regolamento. L'unica eccezione riguarda quelle che sono le agende di tipo personale, però fino a che non faccio attività professionale, chiunque, qualsiasi organizzazione, piccola o grande, il singolo professionista deve conformarsi al regolamento. Per quanto riguarda il DPO, questa nuova figura in Italia, nuova, introdotta dal regolamento, il regolamento non dà indicazioni precise, non dice, non dà dei parametri numerici o oggettivi per valutare se il DPO deve essere nominato o no, è obbligatorio o no, fermo restando che anche se non fosse obbligatorio, le organizzazioni hanno la facoltà di nominarlo, ma dà delle indicazioni di massima. Questo lo dico perché in questo caso va valutato, scusate, caso per caso. Non sono in grado di dire se lo studio professionale in questione deve avere o no l'obbligo del DPO, deve essere valutato in base ad alcune indicazioni che il regolamento dà e che il gruppo delle autorità garanti poi ha specificato con alcune linee guida, sempre senza però dare indicazioni oggettive di quando è obbligatoria la nomina. Grazie. Perfetto, grazie al dottor Gargano. Ci sono altre domande in chat, però proporrei andare verso la conclusione del convegno e in particolare volevo passare la parola ai presidenti o delegati al fine di poter fare le loro conclusioni del convegno. Quindi cedo la parola al consigliere delegato, ancora una volta ingegnere Annunziata, per poter procedere con le conclusioni dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Prego, Gennaro. Prego, Gennaro. Perdonami se... Innanzitutto lasciami dire, no, passiamo tranquillamente al tu, siamo colleghi, per cui correttamente tu da moderatore hai utilizzato questo taglio della terza persona. No. Allora, in apertura vorrei fare complimenti a tutti, comunque sei riuscito anche con, come dire, con capacità di inserimento nello stoppare alcune lungaggini che sono, come dire, capitano sempre, perché poi umano si inizia a parlare, presi anche dalla volontà di trasmettere qualche cosa. Spesso e volentieri si sfora e sei riuscito a tenere da perfetto, diciamo prima nella chat di supporto da domatore quasi, insomma, i tempi. Lasciatemi dire che questo è stato detto dalla dottor Galgano, è un bel esempio di sinergia tra tre ordini, cosa non rara, ha ragione il dottor Galgano. Non, in maniera incomprensibile per quanto mi riguarda, spesso c'è una sorta di concorrenza, una sorta di voler ribadire una primogenitura, un primato.
da parte di questi tre ordini credo non ci sia, e la dimostrazione è il fatto che dopo oltre 2 ore e mezza sono ancora qui i due presidenti Vitelli e Brigante, che poi prenderanno la parola dopo di me, e quindi c'è questa volontà di dare qualcosa ai nostri iscritti. Non entro nel merito di quello di cui si è discusso, ovviamente la parte tecnica mi è molto più vicina per, appunto, per il mio impegno professionale. Mi piace molto, e questo, in questo mi riaggancio a quello che diceva il presidente Vitelli in apertura, soprattutto all'intervento dell'avvocato Lamberti, che è un così ha anche divanato, ha un pochettino mi ha tolto la paura della lunghezza di questo evento, perché ecco, la bellezza di un evento come questo che dura 3 ore è anche allontanarsi dalla questione tecnica. L'avvocato Lamberti ha affrontato una tematica che è quella dell'etica, che credetemi anche su tavoli molto importanti. Ad esempio, io ho avuto come dire, il piacere di sapere in che modo hanno lavorato sia i due tavoli al MISE sulla blockchain e sull'intelligenza artificiale. Quelli erano tavoli in cui c'eravamo noi tecnici, ma c'erano anche avvocati, commercialisti, proprio perché c'è bisogno su certe tematiche di avere un approccio trasversale. Quindi ben vengano questi eventi in cui non solo noi ci rivolgiamo alla nostra platea di ingegneri, che è eterogenea, ma includiamo anche altre categorie professionali in modo tale da avere una visione più ampia dell'argomento. Mi fermo qui, non voglio togliere spazio ai due presidenti. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti per la pazienza di avere ancora ormai quasi alle 18, abbiamo ancora 553 partecipanti collegati. Grazie. Gennaro, ci siamo del tuo ora. Cedo la parola al presidente del Comune di Salerno. A questo punto, Michele, mi permetti di darti del tu, e ti cedo la parola per i saluti conclusivi. Prego. Grazie. Allora, io sono contentissimo perché, siccome non sono esperto del settore, sono stato attento, ho imparato qualcosa in più. E vi voglio agganciare ad un fatto, al di là della sinergia, Gennaro, Massimo, tre ordini che lavorano con degli obiettivi comuni. Io vedo una cosa, voglio fare una piccola battuta. Quello che ha detto il dottore Calgano e quello che ha detto adesso Annunziata, cioè che i non esperti, i non tecnici, inizino a parlare un linguaggio nel quale debbono entrare è una necessità. E ci sono quelli nativi per il settore, ci sono quelli che debbono entrare. Noi dobbiamo lavorare per questo. Io ricordo quando ero ragazzo, no? E abbiamo imparato l'inglese da bambini. Quando si è più vecchi c'è una differenza. C'è quello che pensa già in inglese e c'è quello invece che pensa in italiano e deve tradurre in inglese. E questo naturalmente fa la differenza. Ora io mi sento con la mia età che mi avvicino a un settore nel quale devo tradurre le attività che ho imparato a fare in un'altra modalità per portarlo in un ambiente differente, con dei linguaggi differenti. E questo punto che noi dobbiamo imparare a cercare di spiegare bene, di portare verso chi nel settore c'è o non c'è, perché questo è il tipo di informazione che noi dobbiamo fare. Ci sono gli specifici esperti, ci sono quelli che debbono diventarlo, ci sono quelli che debbono utilizzare questo sistema con una piena consapevolezza. Ecco, questo equilibrio lo dobbiamo un po' trovare, dobbiamo cercare di impararlo prima noi e trasferirlo agli altri. Quindi non posso che essere contento. Io vedo Massimo Vitelli, approfitto per salutarlo con un abbraccio virtuale. Noi siamo stati collegati, Edoardo, come sapete, è in viaggio per altre destinazioni. Insomma, siamo in battaglia continua. Massimo, andiamo avanti. Noi sono campi di grande interesse, siamo i collegati 500-600, noi terremo anche un altro seminario in parallelo con altrettanti 500 persone. Ora, all'agosto, con questo caldo, raggiungere molti dei nostri iscritti che spesso non riuscivamo a raggiungere perché le distanze non lo permettevano, la tecnologia ci permette di farlo. Richiamo quel principio a cui facevo riferimento prima. Diffondiamo un po' dei linguaggi che permettono anche a chi non è nativo di queste tecnologie di entrarci con pienezza e consapevolezza. Grazie assai per aver organizzato, sono stato veramente contento. Grazie Presidente, e ci cedo la parola al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Caserta, anche il leader del TU, Massimo, prego, ti cedo la parola. Allora, buonasera a tutti. A me l'arduo compito di dire proprio due parole finali su un convegno di altissimo livello. Io sono rimasto qua, mi sarei potuto allontanare,
tra tanti impegni, ma sono stato rapito dai temi e anche dalla qualità delle presentazioni. Mi ha fatto molto piacere quello che ha detto il dottor Galgano, l'ho scritto anche nella chat, perché poi se anche una persona terza o quarta, come si è definito lui, riesce a cogliere questo, significa che effettivamente siamo riusciti a costruire qualcosa. Michele, e diciamo, una delle cose migliori che mi porterò, diciamo, come bagaglio da questa esperienza, Presidente, è proprio aver avuto la possibilità di interagire con persone proprio veramente, insomma, di calibro, di qualità, di consistenza. E quindi mi riferisco a te, Edoardo, ma anche a Gennaro, che non avrei mai avuto la possibilità di conoscere, probabilmente perché anche altri consiglieri di Napoli, perché, come diceva lui giustamente, questo non è il primo, e credo abbiamo ancora un anno almeno circa, quindi non sarà sicuramente l'ultimo dei temi che tratteremo assieme. Io volevo solo precisare una cosa, che forse al mio intervento iniziale non era stato chiaro: io non sono assolutamente contrario allo smart working, anzi io sono un fautore. E all'inizio c'erano molte persone incredule. Voi sapete che a causa del Covid praticamente tutte le università si sono dovute trasformare di fatto in telematiche, e abbiamo dovuto fare lezioni, esami. E all'inizio c'erano ovviamente i detrattori, soprattutto i più anziani erano in qualche modo, come dire, tentennanti, c'era molta incredulità. E quindi io mi riallaccio al quadro iniziale che ci ha fatto vedere l'avvocato Lamberti, che saluto, non ho avuto l'occasione di farlo all'inizio, che credo il titolo sia proprio Incredulità di San Tommaso o qualcosa del genere, di Caravaggio. Tra l'altro ha avuto il pregio l'avvocato tra gli altri, anche di limitare il tetrorealismo di quel quadro, perché la versione originale prevede proprio il dito che entra nel costato quindi invece, e quindi io veramente l'ho apprezzato, e ripeto, la prova provata di quanto vado dicendo è che sono qua. Ringrazio anche l'ingegnere Spera, che ha insistito molto perché io dicessi queste due parole conclusive, e veramente notare che ci sono ancora 559 partecipanti alle 6, con questo caldo non mi può che riempire di orgoglio e gioia. Grazie a tutti e a presto, direi. Perfetto, grazie Presidente. Grazie, buona serata. Allora, buona serata a tutti. Ciao a tutti, ciao. Scusa, Grazie soltanto una piccante dell'invito. per i partecipanti. L'evento è stato registrato, l'abbiamo detto in apertura, e verrà caricato sul canale YouTube, e poi verrà reso noto l'indirizzo del video YouTube attraverso i siti dei tre ordini, dove si troveranno anche le slide dei relatori. Scusami. Perfetto. Gennaro, perdonami se ti interrompo, volevo ringraziare io personalmente il presidente dell'Ordine di Caserta e il collega Massimo, che mi ha Massimo. permesso di stare qui e fare il moderatore di questo ottimo convegno. Ringrazio poi tutti voi, l'Ordine di Napoli e l'Ordine di Salerno, e spero che in futuro ci siano nuove attività. Grazie a tutti. Arrivederci, ciao Michele, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci, grazie per l'invito. Sì, a tutti gli amici di Caserta di Napoli. A presto. Grazie. Ciao Luca. Ciao. Ciao. Ciao.